Buonasera a tutti, ecco il ritardatario. Allora, salve a tutti e benvenuti all'ultimo meetup C++ a Modena prima della pausa estiva. Era previsto un numero maggiore di persone, però come al solito c'è il drop estivo, no? Quindi la gente sta anche un po' al mare. Allora, prima di iniziare volevo dirvi che siamo alla ricerca di speaker per la prossima stagione, quindi da settembre in poi, quindi settembre, ottobre, novembre, dicembre, non ci sono attualmente delle proposte, quindi fatevi sotto con delle proposte. Come sapete qui è tutto abbastanza informale, siamo tra pochi amici, quindi se volete proporre qualcosa, insomma, è una roba molto molto gradita, perché se no non riusciamo a fare le prossime sessioni. Allora, in questa sessione ho portato io un argomento, visto che non c'era nessun altro che voleva proporre qualcosa, e tra l'altro questo è un argomento che avevo un po' in bozza da diverso tempo e ho preso un po' lo spunto per farlo. Allora, vi apro una parentesi, diciamo, tutto quello che noi andiamo a vedere stasera, quindi la parentesi va aperta e poi andrà ovviamente richiusa, quindi bisogna sottolinearlo. Mettere una graffa per i blocchi C++. Lo so, però sai, ormai il C++, come sai, è un po' antico, quindi bisogna adeguarsi con queste parentesi tonde. Esatto. No, allora, tutto quello che vedremo stasera riguarda allenarsi con gli algoritmi dell'STL principalmente, quindi non vedremo l'STL nella sua totalità, vedremo principalmente gli algoritmi che manipolano e che operano su sequenze di dati, okay? Che sono poi il cuore dell'STL. Vedremo anche perché è importante conoscere questi strumenti. Allora, la parentesi che vi apro in che cosa consiste? Questa esperienza che vi porto è un'esperienza frutto di allenamento degli ultimi anni che ho fatto e che poi ho anche trasformato in un formato di laboratorio di programmazione che si chiama Coding Gym, ai quali alcuni di voi partecipano, ok? E questo formato poi l'ho anche portato, lo stiamo portando con altri ragazzi in altre città d'Italia, e quindi, insomma, l'esperienza che vi racconto stasera è la mia esperienza, ma è anche l'esperienza vista in altre persone che più o meno, insomma, con Coding Gym riescono ad allenarsi usando alcuni degli spunti che noi trainer tiriamo fuori durante le sessioni, ok? Parentesi chiusa anche, correttamente, ok? Allora, partiamo abbastanza da lontano. Immaginate di essere al ristorante e vi sedete, vi danno un menù, poi a un certo punto il cameriere dovrebbe arrivare per chiedervi che cosa prendete e, insomma, le cose poi evolvono, no? Dovrebbero arrivare a portarvi quello che avete ordinato e quant'altro. Tutta questa situazione, quando voi vi siete al ristorante, è una situazione estremamente naturale. È un copione ben consolidato. Cioè, significa che sostanzialmente, se voi misuraste il livello di CPU del vostro cervello, sarebbe un livello molto molto basso, nel senso che non dovreste sforzarvi per calcolare continuamente che cosa sta succedendo. Cioè, non è che arriva il cameriere e fai: ah, questo che cazzo vuole? No, tu vieni il cameriere, ti aspetti che magari ti porti il menu, magari prendi l'ordinazione, ok? Quindi tutto questo è molto naturale. Perché è tutto così naturale? Ve lo siete mai chiesto? Beh, ve la spiego all'informatica, ovviamente. Non voglio sconfinare troppo in territori che non mi competono. Però se io vi dovessi raccontare il cervello dal punto di vista mio, dell'informatico, da un informatico ignorante, come vede il cervello è sostanzialmente una macchina anticipatrice. Cioè, è una macchina che cerca di prevedere in ogni momento quello che succederà. Questo come lo fa? Sostanzialmente si tiene una cache, chiamiamola all'informatica, che noi però chiameremo box, con il modello del mondo, cioè con tutto ciò che lui conosce sul mondo e su tutto quello che può utilizzare per rispondere alle situazioni che gli si presentano davanti. Ok? Perché lo fa? Fondamentalmente per motivi di efficienza. Ve la sto raccontando all'informatica, effettivamente il cervello cerca di usare meno risorse possibili, come cerchiamo di fare noi quando scriviamo un programma, almeno dovremmo farlo. Dovremmo ovviamente farlo. Quindi sostanzialmente, quando deve prendere delle decisioni, cerca di interrogare questa cache per scremare le alternative che sono meno appetibili. Ok?
Tecnicamente la parte che si occupa di fare questa scrematura si chiama lobo frontale ed è una parte che è posizionata sui due emisferi che noi abbiamo, la parte frontale dei due emisferi. Per ogni sorpresa che succede, cioè per ogni situazione che non soddisfa le aspettative che ci siamo già fatti su questa situazione, raffina il modello. Quindi è come se ci fosse un cache miss e ci fosse un ricalcolo di qualche tipo, un raffinamento. Il nostro cervello funziona così, continuamente raffina il mondo. Sostanzialmente il nostro cervello è costruito by design per riconoscere pattern e riutilizzarli, cioè soluzioni standard a problemi standard, non solo nell'informatica ma per tutto quello che succede. Ok? Andiamo a vedere un caso più concreto. Scacchi. C'è qualcuno che gioca a scacchi? So le regole, pure io. Non sono uno scacchista. Però c'è questa bella frase di uno scacchista dei primi del Novecento, che si chiamava José Capablanca, che dice, gli hanno chiesto, quante mosse riesci a calcolare? Cioè, se io ti faccio vedere una scacchiera, quante mosse riesci a calcolare? Perché si pensava che gli scacchisti avessero delle doti soprannaturali di calcolo e di memoria. E lui risponde ironicamente, solo una, la migliore. In realtà questa risposta non è così stupida, perché in effetti è stato dimostrato che gli scacchisti non hanno dei vantaggi di memoria rispetto agli altri giocatori meno esperti, hanno soltanto una particolare abilità di riconoscimento dei pattern che emergono da una scacchiera. Cioè sostanzialmente hanno l'abilità di mettere a fattor comune situazioni e di riutilizzarle. In questo modo loro riescono, di nuovo, a scartare delle alternative di gioco. Quindi potrebbero riconoscere da una certa scacchiera che quella partita non vale neanche la pena di giocarla perché porta magari ad un binario morto. Spesso gli scacchisti giocano contemporaneamente più partite, quindi più sono bravi più lo fanno, no? E quindi questo tipo di capacità gli è molto utile, no? Perché magari sono contemporaneamente su quattro scacchiere, vedono al volo che una porta ad un binario morto e quindi possono anche dire hai vinto tu, possono concedere la vittoria all'altro. Ok? Quindi da questo si capisce un po', il nostro cervello funziona con questa modalità di riconoscimento di pattern e effettivamente qual è un'altra categoria vicina a noi che riconosce pattern e li usa, almeno dovrebbe farlo? Siamo noi programmatori, quindi per esempio se io vi faccio vedere questo for loop, probabilmente la maggior parte di voi pensa che questo qui in effetti è un loop che sta iterando su che cosa? Cosa potrebbe essere quel V? Un vettore, un array. Ok, se c'è qualcuno di più tecnico potrebbe dirmi qualsiasi oggetto che ha un operatore di aperta e chiusa quadra, l'operatore di chiamata di subscript, come si chiama in C++. Ora, se io da questo codice vi faccio vedere quest'altro, è cambiato tanto? C'è un nu che manca, però c'era auto. Lì c'era un'auto, c'era un unsigned, però di fatto che cosa stiamo facendo anche qua? Stiamo di nuovo iterando gli elementi di quel V, che potrebbe essere un vettore, invece di stamparlo a schermo, quell'elemento, noi lo stiamo banalmente aggiungendo ad una lista che può essere un oggetto di qualche tipo. Se lo complichiamo ancora di più, andiamo di qua. Invece di usare un for, usiamo un while, non c'è più il minore, c'è un limit, però di fatto, alla fine, anche qua, stiamo facendo più o meno la stessa cosa. Sto cercando di convincere i vostri cervelli a ricondurre questo a quelle cose di prima. Ma anche se non ve lo dicessi, in qualche modo il vostro cervello vi sta riportando a quello che abbiamo già visto. Però attenzione a quello che può succedere in questa situazione. Se io vi faccio vedere questo, molti di voi saranno tentati di dire questo è ancora come prima. In realtà non è così, perché adesso noi stiamo iterando su due vettori, non più su uno. Allora, il problema più grande di noi programmatori è provare a ricondurre cose nuove a cose vecchie quando questo non funziona, quando questo non è appropriato. Cioè sostanzialmente fare il cosiddetto thinking inside the box è una cosa che ci salva la vita letteralmente, però a volte non è sufficiente, dobbiamo fare quello che si chiama thinking outside the box, dobbiamo uscire dalla nostra cache oppure dobbiamo allargarla per far sì che entrino nuovi pattern, nuovi modelli. Allora, perché si chiama box? Questo è un aneddoto che vi racconto, se forse non lo conoscete. Avete mai sentito parlare di questo problema, il 9-dot problem, il problema dei 9 punti? Qualcuno l'ha sentito. Allora, il problema è un problema se non sbaglio, sempre del Novecento, dove l'obiettivo è quello di collegare tutti e 9 i punti con delle linee rette,
con la solita regola di non puoi ripassare più volte sullo stesso punto, non puoi staccare la penna dal foglio quando fai, quando colleghi tutti questi punti, e il numero di rette da usare è al massimo 4. Ora, questo problema, se voi vi mettete a farlo su carta, ha la particolarità che se non uscite dal box che virtualmente si crea con quei, in particolare con gli 8 pallini di contorno, non riuscite a risolverlo con 4 rette. Dovete uscire, ad esempio, con questa soluzione qua. Stiamo uscendo nell'angolo in basso a sinistra, nell'angolo in alto a destra, stiamo uscendo dal contorno che virtualmente il nostro cervello ha interpolato e ha creato per noi. Questa è un'altra soluzione possibile, ma ce n'è un'altra ancora più bella che richiede solo 3 rette e richiede un thinking outside the box ancora superiore, che sfrutta però lo spessore che io vi ho messo apposta grosso dei pallini. Perché cosa possiamo fare? Possiamo fare questa cosa qui. Sfruttiamo lo spessore dei pallini. Nessuno ci ha detto che i pallini hanno una misura unitaria. Noi possiamo fare questo tipo di ragionamenti. Questo significa thinking outside the box, letteralmente. E da qui che poi le scienze cognitive hanno usato il termine box. Ok? Quindi sostanzialmente, thinking outside the box che vuol dire? Il box ci salva la vita, ve l'ho detto. È quello che ci permette di non fare così al ristorante quando viene il cameriere, o è quello che ci permette adesso, voi state seguendo tranquillamente questa sessione, non è che vi state chiedendo perché quello parla, poi dopo 5 minuti perché quello parla, ok? Quindi è una cosa che thinking inside the box è bene, non è male, però ogni tanto bisogna uscirne. Quando ci sono dei problemi creativi, sfidanti, bisogna uscire dal box, dalla propria cache, bisogna allargarla. La cattiva notizia è che non è un processo totalmente volontario, è un processo dell'inconscio. Quindi vanno create le condizioni per far sì che questo avvenga. Sul libro ho letto, la creatività è come un gatto. Tu puoi provare a convincerla ad entrare in casa, ma non verrà mai quando la chiamerai. Ok, quindi il gatto di solito se lo chiami non viene, dice che vuoi. Battere la testa contro il muro serve. Potrebbe aprirti di più il box e effettivamente far entrare meglio, oltre ad altre idee anche dell'altro, tipo aria è possibile. Ok, si devono creare le condizioni giuste, quindi sostanzialmente... Quello che io ho cercato di fare negli ultimi anni è stato, da un lato, allenarmi, quindi cercare di allargare questo box volontariamente. Quindi ci sono delle cose che noi possiamo fare volontariamente, cioè allenarci a utilizzare i pattern in qualche modo. Ovviamente io sto parlando di allenamento nel nostro campo, no? C++, informatica, programmazione. Quindi cercare di raffinare la nostra conoscenza sul mondo, ovviamente, dell'informatica. Quindi facendo entrare nel nostro box più pattern, più modelli, più soluzioni standard a problemi standard. Però da un altro punto di vista ho cercato, questo soprattutto negli ultimissimi anni, di capire quali fossero le condizioni giuste per praticare. E questo è anche un aspetto molto personale. Quindi è un aspetto che io vi invito a farlo, è un qualcosa che dovete fare voi introspettivamente, cioè dovete voi cercare di sperimentarvi per capire quali siano le condizioni migliori per allenarvi. Allora, in generale, quindi se usiamo un po' di scienza, si arriva a creare questo specchietto di condizioni buone per allenarsi. La prima cosa è che tutto quello che riguarda la paura, l'ansia, la scadenza, riduce la creatività. Quindi se noi dobbiamo allenarci cercando di risolvere i problemi creativi, tutto quello che concerne la paura riduce la possibilità di essere creativi, perché è un qualcosa che noi abbiamo scritto, diciamo, nel nostro cervello primordiale. Immaginate il cavernicolo sotto minaccia di una bestia feroce, il cervello spegne degli stimoli, spegne dei sensori per mirare, per guardare, per non perdere d'occhio la minaccia. Quello che succede nel cervello quando dobbiamo risolvere un problema creativo, ma siamo sotto minaccia, siamo sotto scadenza, siamo con l'ansia, siamo con il pensiero, il cervello riattiva quei vecchi circuiti. E quindi in qualche modo ci crea quello che si chiama tunnel vision, cioè non ci fa guardare al di fuori di questo tubo, ok? Che è il problema poi, ci fa vedere il problema. Similmente anche una ricompensa economica porta a una situazione simile, perché tu invece di guardare alla paura guardi all'obiettivo, che è un obiettivo materiale. Questo è il motivo per cui, ad esempio, in Coding Gym noi non è una gara, non ci sono premi, non ci sono scadenze, non ci sono limiti di nessun tipo,
E soprattutto è il motivo per cui non, abbiamo, no, non è che andiamo ad aderire a tutte quelle cose tipo gli hackathon che ti danno un premio in denaro, perché è studiato scientificamente che questo tipo di cose non sono favorevoli per la creatività, visto che noi dobbiamo allenarci ad essere più creativi, ad accogliere dei nuovi pattern dentro il nostro box. Vorrei massimizzare la possibilità che tutti riescano a raggiungere questa situazione. L'errore è fondamentale, anche qui, se voi siete sotto una scadenza, l'errore non è ammesso, o comunque è molto difficile che venga permesso. Quindi l'errore deve essere parte della sperimentazione, perché se non sbagli non impari, perché ovviamente se tu percorri una strada e questa strada è sbagliata, impari a capire che questa strada è sbagliata. Quindi nel processo che io vi invito ad avere di allenamento deve esserci l'errore, deve esserci la possibilità di sbagliare. Uscire volontariamente dalla comfort zone, un altro aspetto fondamentale, vedremo dopo delle cose che non, magari che molti non conoscono. Addentrarsi in cose dove, che non si conoscono, è un modo anche questo di espandere la propria conoscenza dei pattern e quant'altro. Come vi dicevo prima, conoscere anche quello che sono le giuste condizioni per se stessi è fondamentale. Io posso raccontarvi quello che un po' ho visto, quello che un po' ho studiato e quant'altro, ma è fondamentale che voi facciate il vostro percorso. Ok? Che è una cosa che cerchiamo sempre di dire anche in Coding Gym. Non c'è uno specchietto che vale per tutti. Ok? Torniamo all'informatica, perché sennò siamo troppo fuori tema. Allora, che cos'è un pattern? Pattern che vedremo stasera. Un pattern è una soluzione standard a un problema standard, cioè qualcosa che io posso utilizzare non in una situazione, ma in più situazioni. Ok? I pattern a cui mi riferirò stasera non sono i design pattern dell'object oriented, ma sono i pattern sulle sequenze di dati. Vi farò tanti esempi, ma un sort è un pattern, una binary search è un pattern, un find, una fold, tutti questi sono pattern, cioè sono soluzioni standard a problemi standard. Hanno ovviamente una capacità di essere, dovrebbero essere il più possibile intuitivi e espressivi, cioè dovrebbero comunicare qualcosa in più che non un banale for loop, ad esempio. Il for loop, se tu lo vedi, lo devi guardare, devi capire che fa. Il pattern ha una espressività. Okay? È come se fosse un linguaggio dentro al linguaggio. Quando io vi dico ordinami quell'array e non ti faccio vedere il for per ordinare l'array, tu capisci al volo che devi ordinare quell'array. Quindi è anche un modo per comunicare tra noi programmatori ed è un modo per comunicare anche con persone che ne sanno meno di programmazione, però capiscono un linguaggio naturale come mi devi ordinare l'array oppure mi devi prendere il più grande o cose del genere. I pattern hanno le caratteristiche di essere personalizzabili, altrimenti è difficile usare un pattern in una situazione sola, ovviamente non sarebbe un pattern. Per essere utilizzato in più situazioni deve avere dei punti di personalizzazione, i cosiddetti customization points. Potrebbe essere il predicato di una find if, cioè devi cercare un elemento in una sequenza che soddisfa una proprietà, questa proprietà può essere generica. Potrebbe essere il comparatore di una funzione di sort e cose del genere. I pattern poi hanno delle precondizioni e delle postcondizioni, cioè le precondizioni sono i requisiti per funzionare. Ad esempio, la binary search obbliga ad avere una sequenza ordinata in qualche maniera, perché deve poter dividere in due lo spazio e deve farlo in maniera deterministica. Okay? La postcondizione invece è quello che ti aspetti come effetto dall'uso del pattern. Esempio, un massimo, un'operazione che calcola un massimo, potrebbe avere la postcondizione di dire se ci sono più massimi all'interno della mia sequenza, mi ritorno sempre il primo. Potrebbe essere una garanzia del pattern. Ed è bene sempre sapere postcondizioni e precondizioni per usare i pattern. Se ne possono comporre tanti insieme, è molto normale, lo vedremo dopo, che per risolvere problemi spesso si devono comporre insieme i pattern, ok? Quindi i pattern solitamente sono abbastanza piccoli, cioè hanno uno scopo molto limitato, poi tu li componi per creare delle soluzioni più complicate. E poi, come vi dicevo prima, sono intuitivi generalmente anche per chi non ne sa niente di programmazione, a volte sono intuitivi anche per chi non sa niente di programmazione. Cioè se io chiedo a mio padre di ordinarmi gli yogurt per data di scadenza, di riportarmi il primo, gli sto chiedendo un task che lui è assolutamente in grado di fare. Se gli faccio vedere il codice, non capisce niente, mi dice che cavolo vuoi, capito? Quindi diciamo che questo qua ha un certo vantaggio anche in termini di linguaggio e di comunicazione. I pattern in realtà non sono soltanto soluzioni standard nella programmazione o in un certo linguaggio, possono essere soluzioni standard all'interno del vostro ecosistema. Il vostro ecosistema aziendale, ad esempio, io ho lavorato per anni in un posto dove c'era un DSL aziendale interno, un linguaggio interno per manipolare segnali che venivano acquisiti
e l'unico modo per manipolare questi segnali era attraverso o funzioni matematiche, operatori matematici, o funzioni sui segnali, ma non c'erano for loop, non c'erano strutture un pochino più complicate. Quindi quei pattern costituivano i pattern del mio ecosistema, io dovevo essere in grado di utilizzarli per implementare quello che mi serviva a implementare. Quindi importante riuscire a ragionare in pattern anche per gestire cose del genere, che sono estremamente frequenti. Tanto per darvi un'idea di quello che vedremo anche adesso, fra poco, quali sono alcune delle situazioni di allenamento con i pattern? Beh, prima di tutto utilizzare i pattern, specialmente in Coding Gym, molte persone che vengono risolvono il problema magari senza i pattern, cioè usando comunque magari dei for loop, che è una cosa sacrosanta. Lo step che possono fare dopo, e io invito sempre a fare, è cercare di applicare il pattern, perché questo è l'unico modo che abbiamo di allenarci poi a usarlo. Sì, lo so che c'è quel pattern, però sai, sono pigro, non mi va, e non va bene, perché sennò tu non lo applicherai mai. Quindi il primo invito che vi faccio è: hai visto il pattern nel codice, sai che c'è, scrivilo, scrivilo e vedi i test passare, tutto verde. Questo qui darà un input al tuo cervello, una convalida al tuo cervello per fare questo tipo di, per fare questo tipo di allenamento. Imparare pattern nuovi, dopo proveremo a vedere, magari qualcuno non li conosce, ci saranno qualche dei pattern magari nuovi e vedremo un po' di impararli. Questo qua è un modo di, anche questo, di allenarsi. Applicarli a posteriori. Ho già scritto il codice, un po' simile a quello che vi ho detto prima, però supponiamo che ho una soluzione magari non scritta da me, cercare di capire che pattern ci sono e rifattorizzare il codice applicando i pattern. È un'altra forma di allenamento. Questo ovviamente può richiedere dello sforzo. E poi ovviamente provare dei linguaggi diversi, dei paradigmi diversi che non conosciamo, che può dare, tutto questo ci può dare dell'ispirazione. E dopo anche di questo farò degli esempi. Ora, applichiamo il tutto al C++, vi faccio soltanto un cappello introduttivo velocissimo su come è strutturata l'STL. Io dico sempre che nell'STL c'è una triade, okay? Tipo la mafia cinese. La triade del C++ è costituita da tre ingredienti, ovviamente. Contenitori, container, iteratori e algoritmi. I container sono le strutture dati, niente di più difficile, ovviamente ci sono dei dettagli che vi ometto. Gli iteratori sono il modo di accedere ai dati senza conoscere i dettagli implementativi. Quindi io non entro nel merito magari che una mappa memorizzi i suoi dati in un albero rosso-nero, binario rosso-nero. Non entro nel merito magari che la lista usi un certo tipo di implementazione della lista concatenata. L'unica cosa che mi interessa quando uso gli iteratori è capire la classe di operazione, di accesso al dato e di movimentazione che ha. Cioè gli iteratori in C++ sono divisi in categorie, in base al tipo di movimento che riescono a fare. Ad esempio, se io posso prendere un iteratore e spostarlo di quante posizioni voglio in tempo costante, cioè come un array, quello è un iteratore di tipo random access. Questo mi dà una diciamo libertà quando scrivo i miei algoritmi, perché do per scontato che fare ad esempio lo swap di due elementi molto distanti sarà costante. La cosa non è uguale magari per un iteratore di tipo per esempio bidirezionale, che può muoversi avanti e all'indietro, però si può muovere a step di 1, quindi mandarlo avanti di n posizioni richiede un tempo lineare, ok? Proporzionalmente lineare. E così via. Quindi gli iteratori sono un modo per nasconderti il dettaglio implementativo, però hanno una interfaccia di uscita che dipende da come si possono muovere, ok? Infine ci sono gli algoritmi, che sono scritti in termini degli iteratori. Cioè, per quanto riguarda gli algoritmi, i container non esistono, esistono solo gli iteratori. Ok? Quindi gli algoritmi, per esempio, possono dirti: per fare magari un find mi basta un iteratore che va avanti. Ok? Perché tanto io li guardo tutti finché non trovo quello che mi serve e dopodiché ritorno. Ok? Questi sono i tipi di requisiti che gli algoritmi hanno. Quindi queste sono le precondizioni che i pattern hanno, sostanzialmente. Ok? Per me, in C++, ogni algoritmo per allenarmi è un pattern. Quindi io ho a disposizione tutta la libreria standard di algoritmi. Per me ogni algoritmo è un pattern che posso imparare, utilizzare, mi ci posso allenare. Ok? Anche se ci sono dei determinati algoritmi che implementano dei pattern che nell'informatica esistono in generale. Ad esempio, un accumulate del C++, lo vedremo,
implementa un pattern che nell'informatica si chiama reduce o fold, che magari avete sentito in Python, l'avete sentito in Haskell, in C Sharp l'avete visto con l'include chiamato in un altro modo, ad esempio come sum o cose del genere. Quindi dal mio punto di vista però ogni algoritmo è un pattern, anche un algoritmo tipo move backwards, che è una cosa molto specifica di C++, però anche quello per me è un pattern, quindi io lo uso come blocchettino per risolvere i miei problemi. Ok? Giusto per dirvi perché usare l'STL, cioè quali sono i motivi che ci spingono anche ad allenarci con l'STL per utilizzarla. Allora, prima di tutto, quello che ho scritto, i soliti motivi perché sono motivi detti, ridetti, su libri, su articoli, da speaker, da decenni. Cioè motivi di efficienza, cioè chi scrive la libreria standard non è un cretino, è uno che viene pagato fior di quattrini e la roba è testata, viene controllata, insomma è roba che va forte, gente specializzata a fare quel lavoro. STL, Stephen T. Laway di Microsoft, è uno che sta lì da molti anni e fa solo quel mestiere lì, scrive e mantiene la standard library, che non è, non sto dicendo fa solo quel lavoro lì in tono dispregiativo, anzi tutto al contrario, è uno che ha una responsabilità enorme, perché immaginate che scrive qualcosa che utilizzano milioni di persone, magari milioni no, però centinaia di migliaia di persone, ok? Affidabilità è più o meno quello che vi ho appena detto, cioè è gente che lo fa di mestiere, quindi è chiaro che la roba sarà molto controllata, molto testata e quant'altro. E poi stato dell'arte, significa che 10 anni fa magari c'era un algoritmo che si scriveva in un certo modo, oggi magari sono state scoperte delle tecniche nuove, ad esempio il sort magari nasce diversamente, oggi magari viene scritto come intro sort, quindi il sort del C++ non è il quick sort, è l'intro sort. Tu magari questo non lo sai perché non conosci lo stato dell'arte, ma Stephen T. Laway lo conosce lo stato dell'arte e quindi te l'ha implementato. Quindi ti becchi gratis anche l'aggiornamento eventualmente degli algoritmi. In un bubble sort magari. E che, esatto, che magari non ti fa un bubble sort o un insertion sort. In realtà poi va sull'insertion sort in certe situazioni, l'intro sort. Quindi, però ovviamente è scritto poi in maniera efficiente. L'espressività è quello che vi dicevo prima, cioè imparare a ragionare con i pattern dell'STL ti dà la possibilità anche di esprimerti con altri programmatori quando scrivi il codice, cioè chi vedrà il tuo codice fra 10 anni magari capisce meglio che non un for, 20.000 for annidati e quant'altro. Quindi quando è possibile è buono andare ad esprimersi attraverso dei pattern. Nuovi motivi rispetto ai libri di qualche anno fa. Parallel STL significa che dal C++ 17 l'STL viene by default resa parallela in buona parte solo con l'aggiunta di un tag all'inizio, quindi vuol dire che tutto il codice può non cambiare, gli aggiungi soltanto un tag all'inizio e questa viene resa parallela. Ovviamente bisogna stare attenti alle precondizioni di questi algoritmi, perché ad esempio se io devo fare un accumulate parallelo devo garantire che l'operazione, poi lo vedremo, dell'accumulate sia associativa. Perché se no, quando, visto che immaginate vengono sparati dei thread per fare il calcolo in più, su più thread o anche su più processi, l'STL parallela ha anche dei gradi di libertà su questo, però è chiaro che se io poi devo riassemblare i dati, se la stessa operazione non è associativa, che cosa riassemblo? Ho dei risultati diversi, ok? Secondo motivo futuro, range. Accennerò i range alla fine, un argomento che richiede un talk a parte, richiede anche studio, io non ho la preparazione neanche per fare un talk sui range in questo momento. Cioè i range sono una nuova astrazione, la vedremo alla fine, non ve l'anticipo, però sostanzialmente costituisce il futuro del C++ e per usare i range il prerequisito è conoscere gli algoritmi dell'STL, perché i blocchetti che usi nei range sono gli algoritmi STL. Fondamentalmente tu puoi scrivere del codice che assomiglia molto a Python, è pipelineabile come si dice, insomma, ed è una cosa molto componibile. Un motivo per usare gli algoritmi STL dal mio punto di vista, un mio pensiero, è restare nel mercato. Ok? Questa qua è la mia previsione che vi faccio da qui a 15 anni. Allora, quello che vi dico per esperienza è che le aziende, soprattutto all'estero, ma pian piano anche in Italia, stanno iniziando a richiedere anche nei colloqui questi signori. Ok? Quindi se voi volete andare a lavorare tra un tot di anni in un altro posto rispetto a dove siete adesso, dategli un'occhiata. Perché molto codice c'è che usa questa roba e quindi le aziende lo chiedono. Quindi dal mio punto di vista STL perché per rimanere in mercato. Adesso ci tuffiamo pian piano nella pratica. Ok? Dove trovare gli esercizi? Una delle domande che vi ho scritto anche nell'abstract del talk, una domanda di tanta gente è: dove mi alleno? Mi voglio allenare, dove mi alleno?
Allora, diciamo che ci sono due scenari principali e uno che fa ridere, che è l'ultimo. Il primo scenario che voi potete utilizzare, ed è quello che utilizzo molto, è quello della competitive programming. Attenzione, competitive programming per me non significa andare a fare le competizioni di programmazione, significa andare a prendermi gli esercizi della competitive programming. Esercizi anche, sono anche quelli delle job interview, per capirci, sono i classici puzzle di programmazione. Ci sono milioni di siti, è una fonte illimitata di esercizi. Se li usiamo creativamente questi esercizi, possiamo allenarci molto bene. E dopo vedremo solo esercizi presi dalla competitive programming. Poi ovviamente con un po' di creatività andate a prendere tutti i problemi reali che incontrate e provate magari anche a casa a allenarvi su quelli o su variazioni di quelli. Cioè magari dite, al lavoro era molto facile perché l'array aveva soltanto 10 elementi. Prova a fare in modo che quell'array invece di 10 ha 100.000 elementi. Scriveresti lo stesso algoritmo o lo cambieresti? Quindi provate a essere creativi, dopo vi darò un po' di spunti, provate a essere creativi. Coding Gym ve lo metto come sorriso perché? Perché in realtà ogni mese noi ci troviamo per fare tre esercizi di questo stile qua e cerchiamo di fare una parte di retrospettiva dove emergono le soluzioni, emergono delle idee, degli spunti, anche da riapplicare a casa nella pratica che poi fate personalmente. Okay? Come vi dicevo prima, le condizioni per me sono molto importanti, non basta solo la pratica, serve anche crearsi le giuste condizioni di lavoro, condizioni anche personali, come vi ho detto, quindi senza magari uno stress, senza una ricompensa, cioè poi ognuno di voi sceglierà le condizioni che reputa migliori e che potrà magari anche misurare, perché poi ognuno di voi sa, si sente come sta lavorando, ok? Vedremo come usare gli esercizi creativamente, liberamente. E una delle cose più importanti da fare su ogni esercizio è utilizzarli per fare domande. Domande tipo, posso applicare un pattern in questo algoritmo che ho scritto? Oppure domande tipo, ho usato un algoritmo che alloca un giga di memoria, posso fare di meglio senza allocare spazio? Cose del genere. Usare gli algoritmi per farsi domande, usare gli esercizi per farsi domande, è una cosa fondamentale secondo me ed è una cosa che cerchiamo di fare spesso anche in Coding Gym. Queste poi sono delle domande che vi lascio se vi interessa, sono alcune delle possibili domande. Ok, iniziamo a vedere un po' di codice, anche perché sennò dopo mezz'ora che non vedete codice, voi siete, lo so che i C++isti sono sempre molto, molto esigenti, quindi vi devo far vedere un po' di codice. Allora, questo qua è una sorta di riscaldamento che tutti possono fare in ogni momento, che consiste in questo. Voi andate su CPP Reference, quindi sul sito della reference ufficiale, diciamo così. Non è ufficiale perché non è mantenuta dallo standard, è mantenuta da un gruppo di persone che però la mantengono piuttosto bene. Ogni algoritmo della reference, diciamo il 90% degli algoritmi della reference, ha una sezione dove c'è scritto Possible Implementation. Cioè c'è scritta una possibile implementazione, ovviamente non ottimizzata, comunque molto verosimile, di quella che è l'implementazione dell'algoritmo. Allora, una cosa che io faccio e molte persone fanno e mi riportano un feedback positivo di questo è: prendi quella reference, prova a declinarla a tuo piacimento in scenari concreti. Ad esempio, partiamo dal primo. Il primo snippet è uno scenario estremamente concreto. Cioè è un for su tutti gli elementi di un vettore, di un array, dove ci chiediamo ad ogni elemento è uguale a 10? Se è uguale a 10, ritorniamo l'indice dell'elemento. Secondo voi quello che pattern è? È un find. Cioè sto cercando un elemento in una sequenza. Bene. Dopo lo sto riscrivendo, lo sto declinando, però invece di usare gli indici uso gli iteratori. Uguale a prima ma con gli iteratori. L'ultimo è più generico, cioè invece di usare uguale a 10 uso un generico predicato. Sostanzialmente questo è lo snippet di partenza, cioè l'ultimo è lo snippet di partenza che ho preso da CPP Reference. Vi ho tolto quelle parti diciamo superflue, però ci siamo capiti, no? Dopodiché a mio piacimento l'ho declinato in un po' di esempi. E ho, ovviamente questo qui è un find if, no? Adesso questo esercizio, se voi lo fate, perché è un esercizio interessante? Perché state somministrando al vostro cervello mapping tra algoritmo e pattern. State dando dei sampling. L'ultimo non restituisce il begin più 1, cioè un elemento oltre quello. Sì, è sbagliato. Vedi? C'era il pattern, c'era il bug apposta. Sì, c'è il bug apposta. Dovrebbe o lo incrementa dopo oppure. Esatto, sì, è sbagliato.
Quindi questo è un esercizio che serve a declinare una roba generica, ad esempio questa, ovviamente quello giusto, in alcuni casi concreti che scegliete voi liberamente. Un modo per, capito, anche lì fantasiosamente voi vi mettete, in questo modo fate, e poi ovviamente la cosa da fare è questo qui, ovviamente è il find if. Perché ho visto molto spesso dei talk dove, che cosa succede? Vi presentano un problema e poi ve lo risolvono direttamente con il pattern STL. Quindi vi dicono, devi trovare un elemento uguale a 10. E poi vi scrivono find if begin end 10. Il problema è che se voi non sapete niente di STL, al vostro cervello manca lo step tra il codice che voi conoscete, perché voi siete programmatori, partite dal codice e il pattern, diciamo, lo imparate successivamente. Vi manca lo step tra il codice e il pattern. Secondo me invece, e l'ho visto un po' nella mia pratica, ma anche nella pratica di altre persone, questo step è importante, somministrare al cervello il mapping. Altri esempi? Questo qui io che cosa sto facendo? Sto andando, nel primo caso, iterare su un mio vettore di input, lo sto scrivendo in una destinazione. Qui sto facendo la stessa cosa con gli iteratori, qui sto facendo la stessa cosa, però gli sto mettendo dentro una condizione, cioè copio solo quelli che soddisfano una condizione. Qui, come al solito, abbiamo anche il predicato generico. Questo Alberto, ovviamente, che ha già studiato tutto, ci dice è un copy, un copy n, un copy if o qualcosa del genere. Altro esempio, questo qui, che cos'è questo? Qui ci sono delle cose abbastanza diverse l'uno dall'altro. Allora, partiamo dal primo. Il primo è una somma degli elementi di un array. Sotto? Sotto è la moltiplicazione degli elementi di array. L'ultimo? Sembrerebbe una sostituzione, no? E prende il maggiore? Il minimo di un array. Tutti questi signori possono essere scritti. C'è bug? Sì, auto min uguale a 0. Se parti da 0. Ah, sì, è vero, è vero. Ci sta, ci sta. Sono numeri negativi. Vabbè, supponi che siano numeri, esatto. Accumulate. Questo qua è un accumulate, che dopo lo rivedremo. Però questo qua è un modo di ridurre gli elementi di una sequenza ad un elemento solo. Anche move, se parti da zero... È fatto apposta quello, però. Quello era fatto apposta, c'era il gadget, però... Vabbè, vai. Te. No. Ti sei accorto. Ok, quindi diciamo l'idea è questa, partendo da snippet funzionanti, no, avete capito un po' il giochino. Il giochino è questo, voi partite dallo snippet funzionante dell'STL, lo declinate in più casi a vostra scelta e in questo modo state dando al vostro cervello il mapping tra l'algoritmo e il codice. Ok? State così, quando voi scriverete poi magari un algoritmo anche partendo dal codice, in teoria il vostro cervello dovrebbe essere un pochino più bravo a ricordarsi il pattern. Questo è un primo trucco. Adesso vediamo solo esercizi. Quindi questo qua era un po' riscaldamento, questo qua è l'esercizio di riscaldamento. Allora, qui che cosa sto facendo? È più o meno simile a quello che abbiamo fatto prima. Sto andando a sommare gli elementi di un array. Quindi devo prima leggere l'array e poi devo sommare gli elementi di questo array. Ok? Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare quando scriviamo o partiamo da un codice del genere è proviamo a togliere i cicli. Questa è la domanda classica che dobbiamo farci quando vogliamo cercare dei pattern. Cioè, quando ci mettiamo il cappellino del cercatore di pattern, noi la prima cosa che dobbiamo fare è andare ad aggredire i cicli, perché sono i candidati a essere rimossi e sostituiti con degli algoritmi, con dei pattern. Quindi, che vi viene in mente? Che cosa possiamo togliere? Sicuramente la somma. La somma con cosa la sostituiamo? Con accumulate, che l'abbiamo visto prima. Ok. Un'altra cosa che vi viene in mente che possiamo sostituire? Qual è? Per esempio, l'altro ciclo, ovviamente stiamo parlando di cicli. Come riusciamo? Backinserter. Allora, backinserter però è l'iteratore, diciamo, che usi come output. Di quale pattern? Beh, vediamo se tornando indietro vi viene in mente qualcosa. Copy. Quando noi abbiamo, quando facciamo dell'IO, potenzialmente stiamo copiando dallo stream di input, lo ficchiamo da qualche parte, come ad esempio il nostro vettore.
Quindi la prima cosa che possiamo fare, ad esempio, è usare copy o copy n. In questo caso usiamo copy n perché? Perché abbiamo questo n che leggiamo all'inizio, però in realtà l'esercizio è talmente scemo che, visto che l'array poi viene scritto fino alla fine dello stream, avremmo potuto usare anche, invece di n, avremmo potuto usare copy con uno stream iterator. Spero di sì. Sì, i livelli di audio sono ancora alti. Grazie, maestro. Allora, qui che cosa stiamo facendo? Noi stiamo andando a sostituire il for scritto a mano con un copy. Ovviamente tutti gli algoritmi di STL, ve l'ho detto, lavorano con gli iteratori. Quindi la prima cosa da studiare, da imparare, è come si fa a leggere lo stream. Sì, sì, sono a posto. Come si fa a leggere uno stream con un iteratore? Cioè, esistono degli iteratori che wrappano in qualche modo uno stream di input e me lo ritornano come iteratore? Sì, si chiama stream iterator. Ok? Quindi una cosa, magari, che se qualcuno non lo conosce... Ah, una cosa che non vi ho detto prima. Lo scopo di questo talk è di farvi uscire da qui con più domande che risposte. Cioè, io non vi voglio insegnare le cose, voglio darvi degli spunti, delle idee che vi possano servire per praticare. Ok, poi vi lascio anche un bel po' di esercizi se li volete fare, tutto, però ve l'ho detto, parte tutto da voi, non è che io vi faccio il corso di 5 ore, bisogna fare molta pratica, vi sto dando un po' di spunti per fare questa pratica, ok, che secondo me è l'unica cosa che può funzionare quando si fa la pratica, non è tanto andare a seguire la lezione di 20 ore intensiva sull'STL, bisogna far pratica, secondo me, su questi temi, ok? Quindi l'Stream Iterator è un modo per leggere l'input tramite un iteratore. Quindi l'iteratore, il stream iterator va avanti e poi puoi accederlo, sostanzialmente. Ora, sostituiamo anche, come diceva Michele. Vai, che memoria, ragazzi. Non lo vedo da un anno, perché tu sei venuto a giugno 2018 l'ultima volta. Ok. Sostituiamo... Ah, è sempre giugno era. Sì, sì, sì. Ok, sostituiamo quindi il secondo for con l'accumulate. Quindi anche qui accumulate... Lavora su degli iteratori. Quali sono gli iteratori che mi caratterizzano il mio vettore? Begin ed end sul vettore. Ok? Quindi dall'inizio alla fine del vettore accumulami tutto a partire da zero. Una precondizione qui addirittura compile time dell'accumulate è che ci sia un elemento di partenza. Perché lui dice io non voglio prendermi la responsabilità di gestire un range vuoto. Cioè, se qui begin and end fosse puntassero ad un vettore vuoto, lui non saprebbe, se non ci fosse lo zero, non saprebbe cosa restituirti. E quindi dice, devi mettermi l'elemento di partenza. E quindi noi ci mettiamo 0. Se fosse un prodotto, non come prima, ci mettiamo 1. Ok? Questa qua. E lui in bacchetta. Adesso, un'altra cosa carina che noi possiamo fare, sempre perché ci stiamo allenando, non abbiamo scadenze, non abbiamo deadline, non abbiamo ansie di nessun tipo... Che cos'è che possiamo fare là? Vi viene in mente qualcosa? Ci serve quel vettore? No. Ci serve a niente. Quel vettore non ci serve a niente, nel fine del nostro allenamento. Allora, un bello step di allenamento è fondiamo quei due signori, cioè il copy lo buttiamo, facciamo l'accumulate direttamente su lo stream iterator, sullo standard in. Come si fa? Non, allora, diciamo che non esiste accumulate n, quindi c'è un piccolo tranello perché ovviamente voi dite ah, mi piacerebbe mettere questo qui e questo, però dove lo metto? Allora, quello che così è un'altra cosa, no, che voi andate poi ad approfondire quando fate pratica, a dire, visto che qui, come vi ho detto all'inizio, possiamo permetterci di dire il vettore arriva fino alla fine dello stream, noi ci possiamo mettere al posto di end un stream, diciamo, default costruito. Questo è il modo che l'STL ha per dire vai fino alla fine dello stream, nel caso dell'istream iterator. Quindi che cosa è che possiamo fare? Li possiamo unire così. Ok, quindi andiamo a fare l'accumulate su istream iterator di cin e poi istream iterator aperta chiusa, lo default costruisco e lui quando farà il confronto tra gli iteratori arriverà alla end. Esatto, saranno uguali a un certo punto perché il begin arriverà alla fine dello stream. Ok? Questo qua è un altro bello step che avete fatto mentale per arrivare, no, a fondere quei due. Soprattutto perché questo evidenzia la coerenza complessiva, come si chiama nell'informatica, dell'STL. Cioè il fatto che tutto viene fatto in funzione di iteratori. Ok? Quindi tutto quello che è l'interfaccia degli algoritmi sono iteratori. Non è che abbiamo dovuto inventarci delle cose strane per fondere quei due signori insieme. Ok? Ora, un'altra cosa in più, sempre per imparare, qual è? Quell'n a me non piace leggerlo a vuoto là sopra. Non ci serve a niente,
Ok? Addirittura un analizzatore statico abbastanza smart ci potrebbe dire: lo leggi, però poi di fatto non ci fai niente. Allora, un'altra cosa che possiamo imparare è come si fa ad ignorare o fare, o meglio, fare una lettura a vuoto dallo standard input, ma in generale da un in-stream iterator. Come si fa? Pensiamo a che cos'è un iteratore. Qualcosa che cicla. È qualcosa che può essere, diciamo, mandato avanti e acceduto, no? Salti il primo, quindi significa sostanzialmente lo mandi avanti a vuoto. E quindi una domanda giusta da fare all'STL nella libreria è: come si fa a mandare avanti un iteratore? Next. Non punto next, perché non è come Java, perché sennò vi caccio via se è Java. È next dell'iteratore. Quella funzione next ritorna un altro iteratore, che è quell'iteratore che gli hai passato, avanzato di 1. Ok? Quindi avete visto come siamo partiti da un esempio scemo, somma dell'array, somma degli elementi di un array, però abbiamo fatto tanti step carini perché, ripeto, non andavamo di fretta, non avevamo premi particolari, quindi diciamo che non è che avevamo non c'è un livello minimo da raggiungere, cioè con libertà abbiamo fatto un po' di refactoring. Magari questo qui adesso per noi è la fine, però magari voi tornate a casa e vi viene l'illuminazione per fare dell'altro a partire da questo snippet. Chi lo sa? Boh. Quindi questo qua è il primo criterio che io utilizzo quando cerco di allenarmi, cioè parto da un problema, lo tartasso di domande, lo tartasso di roba per cercare di tirargli fuori più valore possibile, ok? Quindi spremo il più possibile un singolo esercizio, se ho poco tempo, se ho tanto tempo, che non è facile per tutti voi, non è banale, però se abbiamo tanto tempo ne puoi fare di più, però se hai poco tempo fai uno solo, ok? Come vedete è opposto al criterio della competitive programming classica, perché nella competitive programming classica voi avete poco tempo per fare più esercizi. Quindi, by design, nella competitive programming voi dovete andare di fretta, deadline, e non potete arrivare a questo, a meno che non l'avete già fatto tante volte e quindi lo fate naturalmente. Ok? Sì, sì. Ma in pratica tu lo faresti davvero? Ma anche lo scopo dell'esercizio. A me piace di più, è più espressiva la versione di prima con l'array, copy e l'accumulate. Quella è perfetta. Allora, in quel caso lì, lì sicuramente possiamo scendere in dibattiti di qualsiasi tipo nel fatto esatto che sia meglio una cosa, più bella l'altra. Sicuramente sì, se devi tenerti il vettore, per esempio, assolutamente sì, devi farlo come prima. Penso per debuggare. Sì, 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 ma infatti è sacrosanto anche lasciare poi il codice come era prima. Vedremo dopo anche altri esempi, infatti a questo punto ci volevo arrivare dopo. Cioè, c'è una differenza tra praticare per conoscere questi strumenti e poi metterli davvero in produzione. Cioè, quando devi passare a metterli in produzione, devi confrontarti anche con tutto il tuo ecosistema di produzione. Quindi il tuo team, la tua azienda, se ci sono delle guidelines, se ci sono dei coding standard interni. Quindi, diciamo, sono due aspetti che a volte si intersecano, però non è sempre così. Si rischia di eccedere e di arrivare esatto, alle tre righe. Esatto, di esatto. La vedo anche da questo punto di vista. Se quell'algoritmo lì specifico, così io sono d'accordo che è critico. Se però viene scritto in un pezzo di codice che scrive il lead developer, che mette in una classe che verrà sempre usata molto ad alto livello, ci sta magari avere una maggiore efficienza che non una leggibilità. Anche perché una volta che tu l'hai scritta, l'hai testata, cioè fatti i tuoi unit test, vedi che funziona. Magari sai cosa, invece che mettere tutto online, prendi tipo una variabile, gli fai begin e gli metti la prima parte, con next, string, iterator, bla bla. Poi fai end, gli metti la seconda parte, così almeno chi va da lì, sì, almeno sì, ha un'idea di quello che fa. Non è detto che debuggarlo perché l'hai già fatto tu, però si raggiunge comunque lo stesso risultato. Dipende molto quello poi che è l'ambito di utilizzo di quella roba. Sì, 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 ovviamente ci sono anche questi scenari qua, visto che appunto questo qui dovrebbe essere molto efficiente, se lo incapsuli, lo testi e tutto, magari poi nessuno davvero ci deve mettere le mani. Però ripeto, sono due sfere diverse, cioè il nostro scopo qui è allenarci. Uno degli No, ma è un'ottima domanda, cioè su quello sono, infatti volevo arrivarci dopo, vi farò vedere esempi ancora più estremi, dove voi mi direte: ma che cavolo stai facendo? Non ve lo faccio vedere. Lo scopo nostro è prima di tutto divertirci, cioè che è un aspetto che, ripeto, quando c'è una deadline magari non ti devi divertire, devi risolvere il problema, fine. Ci divertiamo e stimoliamo il cervello a essere un po' più flessibile. La flessibilità del cervello non è per forza applicata a questo,
magari si applica su quello che vi ho detto prima, i vostri pattern dell'ecosistema che, dove vi, in cui vivete. Cioè è un modo semplicemente per rendere il cervello più flessibile, per riuscire a riconoscere pattern e applicarli. Poi ripeto, sulla produzione ci sono aspetti anche proprio anche non tecnici, anche aspetti non tecnici, cioè magari c'è il manager che dice i template no, l'STL no. In Go, per esempio, nel linguaggio Go, sta roba non c'è, perché Google ha detto io voglio vedere il loop esplicito, perché è più chiaro per me. Qui si apre poi si può aprire uno spaccato di discussioni, no? Per dire quelli che ti dicono no, devi usare tutto così, no, voglio il for, non se ne esce più. Io diciamo come la penso? La penso che noi qui ci stiamo allenando ed è carino. Poi sulla produzione dobbiamo valutare attentamente. Però sono d'accordo, non bisogna fare un code golf, come si chiama, cioè scrivere meno codice possibile. Scrivere meno codice possibile è utile per allenarci, però non poi per andare in produzione, di solito, ok? Altro scenario di allenamento è quello che prende in considerazione le sequenze ordinate. Sono altri pattern. Sulle sequenze ordinate ci sono altri pattern. Adesso, se io chiedo a mio padre, trovami un nome sull'elenco telefonico, mio padre, senza saperlo, applicherà una ricerca binaria. Ok? È abbastanza banale come cosa, no? Diciamo, dovrebbe essere abbastanza banale da applicare a questo tipo di scenario dell'elenco telefonico. È qualcosa che impariamo forse fin da piccoli, no? Oppure anche se vi ricordate quel famoso gioco dove devi indovinare un numero e tu puoi, diciamo, la persona che ti pone il problema ti può dire se è più grande o più piccolo di quello che è il numero da azzeccare. A quel punto tu puoi fare una ricerca binaria. Ecco, lì molti non ci arrivano. Cioè, quando siamo piccoli, molti bambini non ci arrivano a dire ah, se mi dici che è più piccolo, allora vado più indietro. Insomma, non tutti ci arrivano, però, insomma, l'elenco telefonico dovrebbe essere. Questo va per dire cosa? Il pattern principale delle sequenze ordinate è ovviamente la ricerca binaria, ok? Nell'esempio che vi faccio vedere, noi faremo soltanto la ricerca, vedremo soltanto come applicare la ricerca binaria, ma non vedremo un altro pattern che è sostanzialmente una ricerca binaria ma è leggermente più articolato, che è il lower bound, che è un pattern che è fondamentale, che però non lo vediamo perché, ripeto, non volevo fare una roba troppo grossa, troppo teorica. Vi invito poi a vederlo, c'è un esercizio. Allora, esercizio da risolvere, esercizio tra l'altro questo usatissimo nelle interview, quindi lo dico soprattutto se ci sono studenti che vogliono magari andare a lavorare in Google, in Amazon. Ho parlato tra l'altro con un amico che dalla mia azienda andrà in Amazon e gli hanno chiesto una cosa tipo questa, quindi è usato, questo esercizio è usato. Sequenza di interi, dobbiamo trovare il numero di coppie che danno come differenza un certo K che leggiamo in input. Esempio, quello là è l'array 2, 3, 7, 1, 9. Le coppie che danno differenza 2 sono 9 e 7, 9 7, 9 meno 7 fa 2, 3 1, 3 meno 1 fa 2. Bug ci sono, maestro? Bug? Bug free, spero sia bug free. Allora, possiamo provare a scriverlo alla brutta, diciamo così, brute force. Dell'ultimo con quello precedente? La sottrazione dell'ultimo con quello precedente. Cioè prendere un indice e sottrarlo all'indice meno 1. Però non mi torna. Te l'hai fatto questo? No, fatto. Non l'hai fatto? Questo è stato forse uno dei primi che abbiamo fatto in coding gym nel 2016. O fai, la prendi il più basso, lo sommi e vedi se è uguale all'elemento successivo. Cioè prendi la differenza, tipo prendi l'ultimo elemento, lo sommi di due e controlli che sia uguale all'elemento successivo. E se però non lo è, poi vai dopo? Sì. Poi però ritorni al quadratico. Allora, tanto per, come possiamo fare qua? Noi qui stiamo facendo la ricerca tra tutte le coppie facendo la differenza i meno j uguale k. Noi, se noi ordiniamo il vettore, che cosa possiamo sfruttare dell'ordinamento? Possiamo sfruttare ovviamente la ricerca binaria. Come la possiamo sfruttare? Ragionando proprio su questa equazione. Cioè, immaginate di togliere sto for, partire da i, a quel punto qual è l'unico elemento che sommato a i può dare, diciamo, può dare k come risultato? Cioè, sostanzialmente è questo, cioè io parto da i meno j uguale k, parto da i, però ho i in mano perché lo sto scansionando, è il mio elemento corrente, devo trovare j perché k è costante, devo trovare j, quindi ribalto l'equazione e trovo j uguale a i meno k. Quindi posso sfruttare la ricerca binaria per fare un lookup efficiente
sorte, vedi, facciamo l'ordinamento e facciamo la ricerca binaria sull'elemento i-k. Se lo trovo, allora incremento il contatore perché ho trovato una coppia buona, altrimenti vado avanti. Ok, questo qua diciamo è lo spirito che utilizziamo quando ci alleniamo un po' sulle sequenze ordinate. Ci sarà forse una binary search o qualche pattern analogo da utilizzare. Ora, sempre con lo spirito che avevamo prima, possiamo dire c'è un for, boh, possiamo provare a vedere se si può togliere quel for e se si può sostituire con qualche pattern. Allora, un altro trucco che si può utilizzare per rimuovere i for è farsi sempre la domanda semanticamente dentro quel for che cosa stiamo facendo? Questa è una buona domanda, cioè cercare di dare a parole una spiegazione di quel loop. Noi a parole che stiamo facendo dentro quel loop? Dimenticate la ricerca binaria. Stiamo facendo un? Accumuliamo. Sì. Se la condizione è vera. Ok, accumuliamo se la condizione è vera. Perfetto. Che tipo di accumulatore è quello? Un counter, infatti ho messo CNT apposta, per... giustamente, è un counter, no? Quindi di fatto cosa stiamo facendo se quello lì è un counter? Oppure, cioè... se è un binary search ci ritorna un'altra lista. No, dimentica il binary search, potrebbe essere anche if... No, ci ritorna una lista, un qualcosa? No, ti torna, no, il binary search in quel caso ti torna true o false. Noi lì che cosa che stiamo facendo? Stiamo facendo questo... Stiamo contando quante occorrenze ci sono. Oh, questa è un'ottima risposta, cioè stiamo contando quante volte le occorrenze, diciamo quel tipo di occorrenza, quindi diciamo stiamo contando che cosa? Che una certa proprietà diventi true. Che diventi true. La somma del predicato da cerca. Sì, esatto, la somma di quante volte il predicato è vero, esatto, è il contatore. Quindi qui... Che cosa andiamo a cercare sulla reference? Andiamo a cercare magari proprio per parola count, counter e troviamo l'algoritmo count e countif. Ok? E quindi possiamo riscrivere quel codice così. Cioè il for che abbiamo scritto, noi lo andiamo a rimpiazzare con il countif di che cosa? E la probabilità qual è? Binary search di meno k. K è costante, sta fuori, immaginate che sia fuori. I è l'elemento corrente. Questo qua è un modo per iscriverlo. Ok. Spa. True o false. Lower bound ritorna l'iteratore. Io vi ho fatto apposta binary search perché è molto più semplice da trattare. No, questo qua torna true o false. Ok. Cerchi sempre sull'intero. Tu cerchi. Bravo, vedi, tecnico, infatti qua c'è una cosa, qua t'ho fregato però, qua c'è alcune varianti, binary search più ottimizzata, cioè questo poi se volete c'è sul nostro sito di Coding Gym, questo qua è un esercizio che, tutti gli esercizi che vi faccio vedere stasera sono anche sul sito di Coding Gym perché l'abbiamo già fatti e quindi se volete c'è una reference anche per approfondire un po' di cose, ci sono più soluzioni di questo esercizio e quindi lì ci sono un po' di idee, c'è una binary search più ottimizzata, cioè per non ripartire sempre dall'inizio posso partire dalle occorrenze successive e poi posso anche utilizzare strutture date diverse, quindi se volete rifare l'esercizio usando per esempio un set o una ordered set, anche misurare le performance, sono tutte buone domande per allenarci, quanto costa questo, quanto costa quell'altro, così pratichiamo e impariamo, ok? Facciamo pratica e impariamo, soprattutto impariamo anche dall'errore perché magari sbagliamo ad utilizzare la ordered set, sbagliamo e capiamo perché abbiamo sbagliato, poi quando non capite so cavoli, però in realtà di solito si capisce, ok? Tanti altri pattern sulle sequenze ordinate, chissà, magari in futuro si potrebbe fare un talk solo sui pattern delle sequenze ordinate, però insomma ce ne sono tanti da utilizzare. Il più, secondo me, importante è, qui c'è un altro esercizio sulla binary search che è Beautiful Triplets, che se volete lo potete fare, che lì c'è il link. L'altro pattern, secondo me, molto importante è il lower bound. Il lower bound è una binary search, però più furba, perché quando fallisce... non ti ritorna false, ti ritorna l'iteratore dell'elemento subito più grande di quello che stavi cercando, perché il lower bound è il primo maggiore uguale a quello che cerchi. Poi l'altro è l'upper bound, che ti ritorna quello strettamente più grande. Con questi due pattern si può fare veramente un sacco di roba. Questo qua è un esercizietto, se vi interessa, che utilizza lower bound e non lo utilizza su un array, ma lo utilizza ad esempio con uno standard set, su uno standard set. Il simbolo dei genitori.
Perché questo è un esercizio leggermente più, mi sono applicato per vedere, questo qua è semplice, questo qua è più semplice, diciamo, di esercizio, questo qua è leggermente più assistito, c'è bisogno della presenza dei genitori per diciamo, risolvere. Poi ovviamente c'è la soluzione, c'è tutto. Tra l'altro c'è un'altra soluzione di questo esercizio, molto secondo me bella, che usa i pattern che vedremo alla fine, che non vi preannuncio, ma che si possono utilizzare dei pattern che vediamo dopo. Ora, altra situazione, allenarsi con un altro linguaggio, ad esempio Python. Vi racconto l'aneddoto di un paio di mesi fa. Ho proposto questo esercizio a Coding Gym. Questo esercizio dice così: dato un array di numeri ordinati in maniera crescente, ritornare l'array dei quadrati di questi numeri, anch'essi ordinati in maniera crescente, però il vincolo è che il costo dell'algoritmo deve essere lineare. Cioè non puoi fare i quadrati e riordinare. Dov'è la difficoltà? Che ci sono i numeri negativi, che ovviamente tu vuoi rivedere al contrario, no? Quindi ad esempio qua l'uscita di questo algoritmo deve essere non 16, 1, 0, 9, bla bla bla, deve essere 0, 1, 9, 16, 100, ok? Questo algoritmo ve l'ho anche un po' fatto vedere con il laser, quelli a casa non l'hanno visto, perché il laser non viene riportato. Come si può risolvere questo problema facilmente? L'hanno più o meno, mi pare, risolto quasi tutti. Che cosa facciamo? Cerchiamo la prima occorrenza del numero il primo numero positivo, e poi da lì prendiamo anche il primo negativo, e poi facciamo un po' avanti e indietro per capire esatto se viene prima uno o l'altro. Ora, scritto in C++, un po' così alla buona, viene fuori questo codice qua, che è un bel codice grosso. Cioè, se io ve lo faccio vedere, come dicevamo prima, magari in produzione, ci devi vedere che cosa stai facendo, cioè ci devi un attimo entrare dentro, no? Ok. Poi che cosa è successo? Una cosa simpatica, e come al solito è discussa anche qui, c'è tutto riportato sul sito. Due ragazzi di Coding Gym, Eddie e Stefano, dopo anche aver risolto il problema in quel modo, una cosa che non ho detto, Coding Gym è aperto a tutti i linguaggi di programmazione, non è solo C++. Loro di solito scrivono in Python, hanno scritto una soluzione tipo quella di prima, in Python. Poi hanno avuto un'intuizione, secondo me, molto carina, e hanno scritto questa soluzione qua. Hanno detto, facciamo così, facciamo due liste, con una sono gli elementi positivi, una sono gli elementi negativi, e poi che cosa facciamo? Li eleviamo entrambi al quadrato, creiamo la lista al contrario di quelli negativi, perché ovviamente devi ripartire poi dal più grande negativo, che al contrario al quadrato diventerà il più piccolo, e poi gli facciamo un merge. Il merge è un altro pattern, sostanzialmente, che cos'è che fa? Fonde due, ad esempio, sequenze ordinate. Ed è un algoritmo lineare proprio perché si basa sul fatto che le sequenze siano ordinate. Quindi che cosa è successo? Noi possiamo dire, usiamo, quando io ho visto questo codice sono rimasto favorevolmente colpito, perché ho detto, intanto posso usarlo per vedere come viene fuori in C++, per allenarmi. E quindi che cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto è stata, proviamo a vedere dove posso mappare questi pezzi di codice nel mio STL. Allora, uno è abbastanza... Allora, proviamo a vederli insieme. Che pattern escono fuori? Alcuni sono anche scritti proprio esplicitamente. Proviamo a vederne alcuni. Anche pattern non con il nome dell'STL. In generale, che operazioni stiamo facendo? Una sarà probabilmente reverse, no? Stiamo facendo il reverse di una lista o di un array o quello che è. Un altro che cos'è? È il merge. Sarà un altro pattern? Ci sarà un equivalente in C++? Lo scopriremo. Un altro è molto sottile da vedere ed è il levamento al quadrato, perché è un'applicazione di una funzione. Quindi è una, come quella che si chiama nel gergo funzionale, una map. Cioè sto mappando ogni elemento di una sequenza con una funzione, gli sto applicando una funzione. Poi l'output non è un'altra lista, ma è la lista stessa, la faccio in place. Però quello è un dettaglio, è comunque una map. L'altro pattern, introvabile ai più, perché ovviamente se uno non ci smanetta, però è un pattern più matematico, forse ci è arrivato il professore. È una cosa che potrebbe... Esatto, non si chiama split. Come si può chiamare? Che cosa stiamo facendo lì? In matematica, come si chiama quello che stiamo facendo nel for? Che ho detto?
partition, stiamo partizionando una sequenza in due. Partition è un pattern matematico. Quindi che cosa possiamo fare con questi ingredienti? Ripeto, è molto importante cercare anche di fare questo mapping, no? Dal codice ai pattern, quando ci si riesce. In questo caso è abbastanza semplice riuscirci. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo il codice a sinistra e quello Python. A destra lo proviamo a scrivere in C++. Allora, vettori di appoggio, negativo, positivo e vettore d'uscita. Tutti quanti grandi, no scusate, quello di uscita è grande quanto il vettore di input, gli altri non lo sappiamo. Prima cosa che facciamo, come si fa la partition in C++? Ci sono diversi algoritmi, c'è partition che lo fa in place, cioè divide un vettore in due parti, però nello stesso vettore. C'è anche la variante che ti garantisce la stabilità dell'algoritmo, cioè di preservare gli elementi uguali nella stessa posizione, cioè di preservare l'ordine degli elementi. Quello si chiama stable partition. Altra cosa che se volete potete approfondire. Oppure, quello che serve a noi, dobbiamo prendere il vettore e splittarlo, come ha detto anche il professore, in due vettori diversi. Partition copy. Okay? Io quando ho visto questo codice la prima volta non ero a conoscenza, non me lo ricordavo, non l'ho mai usato, partition copy. Avevo usato sempre partition, ma mai partition copy. Quindi ho detto, figo, ho imparato una cosa nuova, non mi ricordavo che esisteva partition copy. Come funziona partition copy è molto intuitivo, prende il vettore di input e poi prende gli iteratori alle destinazioni della mia partizione, quindi back inserter per ingrossare il primo vettore e poi back inserter al secondo vettore, quindi per ingrossare il secondo vettore. E poi la lambda, una funzione che mi dice qual è il criterio per riempire il primo vettore, quindi i minore di 0, l'elemento negativo va sul primo vettore, gli altri li metti sul secondo. A quel punto qual è l'altra operazione che possiamo fare? Possiamo elevare al quadrato i positivi e i negativi, quindi possiamo usare transform, che è una funzione sempre dell'STL che ci modella la map che vi ho detto prima. In questo caso lo fa in place, quindi tu gli dai l'input e l'output uguali e lui ti scrive nello stesso posto. Poi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il reverse solo dei negativi. Quindi anche qua, banalmente, reverse di begin end dei negativi. Anche questo viene fatto in place. E poi dobbiamo usare il merge. Quindi merge esiste anche in C++, altrimenti lo avremmo cercato. Come si fa il merge in C++? Si fa con merge. Begin ed end dei negativi, begin ed end dei positivi, begin del risultato. Non back insert perché abbiamo già dimensionato il vettore come ci aspettavamo e quindi siamo partiti con un begin. Ora, la cosa interessante, che ve lo dico veramente senza mentire, quello che mi è successo quando ho visto questo codice, io questa parte destra non l'avevo scritta così. Per questa cosa qui a destra l'ho scritta per il talk, perché è uno step intermedio a quello che io sono riuscito a fare a partire da questo. Che cosa sono riuscito a fare a partire da questo? Non per vantarmi, ma soltanto per dirvi che il mio cervello mi ha portato a fare uno step in meno, cioè questo step non l'ho fatto. Sono partito da questa osservazione, ho detto è buono partizionare i negativi e i positivi, però non voglio usare due liste intermedie, voglio fare tutto in place. Però non voglio comunque modificare il vettore in place, cioè lo voglio lasciare comunque inalterato per quanto riguarda la posizione degli elementi. Però voglio comunque provare a implementare il merge come hanno fatto i ragazzi in Python. Sono partito da questa osservazione, dal fatto che tu puoi trovare effettivamente il primo positivo, perché era poi la soluzione che avevo scritto all'inizio, quella lunga, no? Quindi che cosa posso fare? Posso dire, io il merge lo faccio in place prendendo i numeri positivi come il range che va dal primo positivo alla fine. I numeri negativi sono quello prima fino all'inizio, però al contrario. Perché in effetti questa è anche un po' la potenza della standard library, la possibilità di lavorare sui range anche nella direzione che voglio. Ok? Quindi è un modo anche questo per mettere alla prova la libreria, la propria conoscenza della libreria. L'unica cosa che dovrò necessariamente fare in place sarà l'elevamento al quadrato, però ce lo permettiamo, poi potremmo farci delle domande ulteriori, che se volete potete pensarci. Se non posso modificare l'input, che cosa devo fare? Magari vengono fuori altri algoritmi, ripeto, libertà totale per fare questo tipo di cose. Quindi come l'ho scritto la prima volta? L'ho scritto così, ho fatto il find if, che facevo anche prima,
per trovare il primo numero positivo maggiore o uguale di 0, diciamo così, non per forza. E sono già ordinati di partenza, sì, partono ordinati, quello è proprio un prerequisito del problema, partono ordinati. Dopodiché che cosa facciamo? Li eleviamo tutti al quadrato in un colpo solo e poi facciamo la cosa figa, secondo me. Cioè, facciamo il merge prendendo i negativi, quindi prendendo la posizione prima dei positivi. E adesso vi faccio vedere perché non c'è un meno 1 da nessuna parte. Adesso vi faccio vedere perché. Quindi prendendo il reverse iterator a partire dal primo elemento positivo, e poi ovviamente il secondo elemento del nostro merge, il secondo range, parte dal primo numero positivo. Perché non ho dovuto arretrare di 1 quando ho creato il range dei negativi? Perché il reverse iterator, per come è disegnato, sta sempre di 1 indietro. Questo va indietro di 1 in automatico, diciamo così. È sempre quello prima, perché fondamentalmente perché poi quando tu fai rend, lui va all'inizio, però va a 1 prima dell'inizio, diciamo. Quindi va sempre indietro di 1. Anche qui, allenamento per capire gli reverse iterator, allenamento per capire come si fanno questi giochini in place. Ok, siamo arrivati a scrivere, a partire da un altro linguaggio, una soluzione che, ve lo dico onestamente, non l'ho provata in termini di efficienza, però non mi aspetto che sia tanto distante da quella che avevamo scritto all'inizio, perché il merge alla fine della fiera è un double pointer che si muove per capire linearmente quale elemento va prima e quale elemento va dopo. Quindi tutta la logica che vi rifaccio vedere abbiamo scritto qui, questa qua all'inizio, io non mi aspetto che sia veramente molto più efficiente del merge. Poi ovviamente mi posso sbagliare e vi dico non l'ho provata, quindi prendetela un po' con del grano. Però se volete potete anche fare una prova per vedere chi va più forte, chi va meno forte. Ok? Quindi altro modo di allenarsi è sfruttare altri linguaggi, soluzioni in paradigmi diversi. Ok? Allenarsi con pattern meno noti. Qua dovete un po' accendere il cervello perché magari molti di voi non conoscono la prefix sum. Quanti di voi conoscono la prefix sum come pattern? Tu lo conosci perché vieni a Coding Gym, te lo conosci perché fai le Olimpiadi di informatica, te lo conosci perché vieni a Coding Gym. Adesso, scherzi a parte, la prefix sum è un pattern molto matematico, diciamo così, che è utilizzatissimo nel calcolo parallelo. Quindi se fate calcolo parallelo, possibilmente questo pattern lo conoscete. Che cos'è la prefix sum, senza far vedere il codice? Allora, in C++ si implementa con partial sum. Quindi esiste in C++ un pattern che si fa così. Allora, la prefix sum che cos'è? La somma incrementale dei prefissi, diciamo così. Cioè, è la somma parziale fino all'elemento iesimo. Quindi, il primo si ricopia così com'è. Dopodiché vai a fare la somma del precedente con quello corrente. Precedente con quello corrente. Precedente con quello corrente. Ok? È come se fosse un accumulate campionato, per dirvela proprio in termini brutti. È una roba del genere. Adesso, è un pattern, anche qui il distacco tra produzione effettivamente e utilizzo è probabilmente molto ampio, perché io sta roba in produzione penso di averla mai usata. Però è utile per imparare pattern nuovi e per far lavorare il cervello. Ho scritto un articolo sul blog la settimana scorsa dove a distanza di anni, non sto mentendo, a distanza di anni ho rivisto un algoritmo classico della programmazione e ci ho visto dentro questo pattern. Quindi invece del film, no, vedo la gente morta, io vedo i pattern. A volte mi succede che vedo i pattern. Eh? No, sto scherzando, infatti qui... Per i calcoli statistici, anche per le distanze delle stringhe, c'ha degli usi, adesso sto scherzando. Però in generale, per chi fa determinati tipi di applicazioni, non lo vedi mai, diciamo così. Per determinate applicazioni non lo vedi mai come pattern. Però ripeto, è un buon esercizio per far lavorare il nostro cervello su questa dote, che poi è una dote by design che abbiamo, che è quella di riconoscere pattern, usare pattern. Ok, allora vediamo un paio di informazioni su questo pattern, un paio di post condizioni, un paio di invarianti. Allora, il primo è che, in questo qua, nel caso del C++ in particolare, il primo elemento è sempre uguale al primo elemento di input. L'ultimo elemento è sempre uguale
passatemi il termine, all'accumulate del vettore, quindi alla somma di tutti. Invariante fondamentale della prefix sum è come si fa a fare la somma in tempo costante in un range. E il motivo proprio per cui, uno dei motivi per cui si usa questo pattern spesso, è che se devi fare delle somme velocemente di range di dati, le puoi fare in tempo costante. Come si fa? Se io devo fare la somma tra gli elementi tra i e j, degli elementi tra i e j, basta che faccio la differenza dell'elemento jesimo della prefix sum e l'elemento i meno unesimo della prefix sum. Ok? Questo qua è l'invariante, diciamo, principale. Quindi, un primo esercizio che vi faccio vedere soltanto il codice. Devo risolvere un problema dove ho una sequenza fissa, che non cambia mai, fondamentale, perché sennò ci dobbiamo spostare su altri pattern ben più complicati, tipo il segment tree, molto complicato. Non sarei neanche in grado di spiegarvelo, ve lo dico onestamente. Probabilmente Andrea sarebbe in grado di spiegarvelo, io non sarei in grado di spiegarvelo. L'ho usato, ma non lo saprei veramente replicare. Un esercizio può essere questo, invece. Array statico, mi dai tante query di range, devo fare delle somme in statistica, come dice Peppe, sì, esatto, anche nel campo finanziario ci sono degli utilizzi di questo. Però se devo fare delle somme al volo tra range, posso usare questo pattern e mi dà un risultato in tempo costante. Ora, esercizio che possiamo risolvere usando la prefix sum. Adesso qui, questo tipo di esercizio è un esercizio dove io vi sto spoilerando che ci sarà la prefix sum. Questo tipo di situazione non è del tutto inutile. Che cosa vuol dire? Sono i famosi esercizi che io chiamo di potenziamento. Cioè, io do per scontato che ci sia un certo pattern, vi invito a vedere dove applicare questo pattern e vi do anche lo spunto per usare il pattern, quindi è un modo per usare. Vi faccio un altro esempio un po' più vicino ad altri mondi. Io ho giocato 13 anni a pallavolo e durante l'allenamento fai tanti tipi di esercizi, no? Gli esercizi spesso sono di potenziamento, ad esempio, esercizio classico per il muro, per far allenare le persone a fare muro, però in particolare a far allenare il movimento delle mani del muro e far allenare lo schiacciatore a tirare sulle mani del muro, a fare il famoso mani in fuori. Oh, nomino la pallavolo perché qua alla fine a Modena è la capitale, io sono romano, però comunque la pallavolo a Modena è tipo la capitale italiana della pallavolo, no? Allora, questo esercizio spesso come si fa? Si mettono due persone su una panca, si mettono con le mani distese, che si possono un po' spostare, e poi ovviamente devono capire un po' lo schiacciatore dove andrà a schiacciare e devono provare a murarlo. Lo schiacciatore deve fare obbligatoriamente mani in fuori, quindi non può fare il pallonetto, non può fare la schiacciata, provare a sorpassare il muro o fare le mani in fuori. Solitamente è più per le mani in fuori che si fa. Qual è l'aspetto che abbiamo dato per scontato? Ad esempio abbiamo dato per scontato il salto di quelli che murano, perché stanno sulla panca, il salto lo danno per scontato. Quindi voi mi potreste dire, beh, ma non serve a niente questo esercizio perché in partita non è che ti metti sulle panche, no? Devi saltare. In realtà è molto utile comunque come esercizio perché cerca di potenziare l'aspetto del guardare l'attaccante, mettere bene le mani o anche prendere delle belle pallate sulle mani, perché sai quante volte ho fatto l'esercizio e mi sono trovato le dita insaccate, quindi ho dovuto imparare magari a fare un esercizio di potenziamento per le mani per rinforzarle e cose del genere. Quindi anche se sono esercizi pilotati, servono comunque, creano anche degli automatismi, cioè creano l'automatismo dove tu devi guardare l'attaccante e lo muri e il salto poi lo dovrai fare dopo, però comunque in una partita reale devi fare anche il salto. Però intanto ti concentri su quell'aspetto. Quindi questo tipo di esercizi servono anche a concentrarsi su questi aspetti. Allora, questo qua è l'esercizio, anche questo esercizio usatissimo nell'interview. Abbiamo un array, dobbiamo trovare un elemento che divide in due l'array, tale per cui le due metà hanno la stessa somma. Esempio, 1, 3, 2, 7, 5, 1, il 7, se io lo copro, la parte di sinistra fa come somma 6, la parte di destra fa come somma 6. Okay? Supponiamo, tra l'altro, che noi siamo interessati neanche a trovare l'indice, ma siamo interessati a trovare true o false. La buttiamo ancora più sul facile, però in realtà poi la soluzione finale non cambia più di tanto, solo per darvi ancora di più una cosa ancora più semplice. Allora, questo esercizio, ok, qui ci sono anche altre soluzioni, anche migliori della prefix sum per certi aspetti, però possiamo provare a utilizzare la prefix sum per risolverlo. Come facciamo?
quello di sopra è l'array, quello di sotto è la prefix sum. Ho aggiunto uno 0 all'inizio, adesso capiremo perché. Qual è l'osservazione principale che io posso fare? Mi posso, posso sfruttare l'invariante. L'invariante che vi ho detto prima, la somma costante su range. Vi faccio vedere come. Se io prendo un elemento qualsiasi, per esempio 4, l'indice al secondo elemento, fate finta che lo 0 non ci sia, no? È il secondo elemento. Io che cos'è che devo verificare? Devo verificare che la somma di destra, cioè la somma che va da 6 a 19, sia uguale alla somma di sinistra, cioè la somma che ha solo 1 in questo caso. Come faccio? Posso usare la prefix sum, cioè la somma di sinistra sarà effettivamente la prefix sum di i-1, perché vi ho detto che la prefix sum è l'accumulate campionato, no? Quindi all'elemento iesimo ci sarà l'accumulate fino a i. Ok? La somma di destra possiamo sfruttare l'invariante, possiamo dire ultimo elemento 19 meno, guarda caso, proprio i, proprio prefix sum di i, perché io voglio andare fino a 6 e 6 meno 1, diciamo l'indice meno 1 è i. Quindi a ogni step che faccio? Verifico che left sum sia uguale a right sum. Se è così mi fermo, quindi questo non è così, questo manco per niente, questo è così e festeggio. Ok, e ritorno l'indice o ritorno true o qualcosa del genere. Ok, come si scrive? Beh, poi andiamo avanti. Come si scrive? Banalmente così. Ok, quindi qui abbiamo la partial sum next, perché il primo è quello finto che vi ho messo all'inizio. L'avete capito perché serve lo 0? Perché quando controlli devi controllare anche 1 e quindi devi andare indietro. Questo ve lo dico, no? Ora, visto che ci siamo, visto che stiamo qua, oltre a lavorare con la prefix sum, torniamo al nostro col nostro cappellino di riconoscitori di pattern. Proviamo a vedere se c'è qualche pattern che emerge da qui. Un pizzico più complicato, l'asticella è leggermente più alta di prima. Come al solito, una cosa che dobbiamo provare a fare sono le giuste domande, quindi dobbiamo cercare di anche di identificare chi sono gli attori in gioco per scoprire l'assassino. Allora, qui che cosa possiamo vedere? Io adesso ve lo evidenzio con dei colori diversi. Questo for vede, diciamo, due categorie di attori. Uno è questo vdn-1. vdn-1 che cos'è? Una costante. È una costante. Quindi quello, quando abbiamo costanti, diciamo che le portiamo fuori, perché poi se c'è il pattern che si applica, la costante è come se venisse passata dentro al customization point, che potrebbe essere una lambda. Ora, la cosa importante adesso da capire è VDI-1 e VDI che sono? Qual è la loro proprietà? Che rapporto hanno? VDI, uno è il successivo dell'altro. Quindi un modo che noi abbiamo di... Quindi questo qua, ok, sono adiacenti e l'altro è costante. Hai già capito più o meno? Esatto, è simile, simile, esatto. Sì, sì, sì. Sì, simile. No, aspetta, all'inizio quale pair, se dici quello delle coppie? Dovevamo calcolare la distanza, sì, la K. Ah, no, ho capito dove vuoi arrivare. Non è proprio così, adesso ti dico. Quindi allora, qui che cosa stiamo facendo? Ok, la prima cosa che abbiamo fatto è stato identificare gli attori in gioco, quindi sono due elementi adiacenti, quindi abbiamo identificato la forma di questi range. Cioè il range sarà il nostro vettore, però diciamo che non è il vettore da solo, devo sempre iterare, l'elemento è il vicino. Quindi questo può essere un primo spunto della nostra ricerca sull'STL, perché poi dobbiamo fare una ricerca, se non conosciamo il pattern dobbiamo fare una ricerca. Questo qui, anche vi ripeto, richiede uno sforzo, però ci stiamo provando ad allenare, no? Purtroppo non hanno fatto, che io sappia, una rete neurale che riconosca i pattern dal codice. Seriamente lo dico, potrebbe essere un'idea, se avete voglia di farlo, potrebbe essere carino, una buona idea anche di applicazione delle reti neurali. Dobbiamo fare qualche step in più per identificare quale pattern usare. Allora, la seconda osservazione che possiamo fare, cercare di capire di che cosa stiamo facendo tra quegli adiacenti, come li stiamo utilizzando questi elementi adiacenti. Provate a tirar fuori qualche idea. C'è un if, c'è un return true, c'è un return false in fondo,
che cos'è che stiamo facendo? Magari che è anche simile a cose che abbiamo fatto prima. Un find. Stiamo facendo un find. Stiamo facendo un find. Un find che vede protagonisti due elementi adiacenti, diciamo, a cui applichiamo una funzione di nostra scelta, che potrebbe essere elemento di sinistra uguale elemento di destra, però devi sottrargli prima, devi fare la sottrazione della costante con questo elemento di destra. Quindi, se la proprietà è verificata, esco, quindi giustamente mi avete detto è un find. Ok, quindi è la ricerca tra due elementi adiacenti che soddisfano una certa proprietà. Quindi un modo per cercare la nostra libreria è: proviamo a cercare se c'è un algoritmo che implementa qualcosa del genere. Quindi che cosa cercherete voi? Cercherete find. Intanto find può essere una buona idea. C'è un if. Quindi sarà un binary. No. Prima il binary search, ci sarà un qualcosa. No, ma noi più o meno abbiamo identificato quello che dobbiamo trovare. Dobbiamo trovare un algoritmo che fa una ricerca tra due adiacenti che soddisfano una proprietà. Quindi in effetti un modo anche nella libreria di cercare è: cerchiamo find, vediamo se c'è dell'altro. Troviamo find underscore, con molta fantasia, adjacent. Sì, non adjacent, in effetti adjacent forse non so se esiste in inglese, però adjacent è un po' più strano da dire, in C++ ci sono sempre nomi un po' strani. Però è di fatto find, adjacent underscore find, ok? Cioè sostanzialmente questo che fa? Prende il mio range e mi chiama una funzione con gli elementi adiacenti, sempre left e right. Bisogna avere però molta fede perché in questo caso qua immagino che venga usata spesso, però insomma, non è che uno gli viene no, in mente. Infatti magari hanno proprio sì. Qua è proprio fatta, questa è proprio fatta apposta. Esatto. Con i range diciamo che le cose qua possono anche cambiare un po', perché c'è mi pare una JSON find anche nei range, però questo codice qui con i range lo potresti scrivere forse in maniera un pelino più chiara. Ok, perché tu potresti iterare su tutte e due range contemporaneamente e poi puoi trovare la prima che soddisfa la proprietà. Poi dopo vedremo qualcosa di simile. Va bene, è un modo per allenarci. Variante del problema, sempre con la prefix am. Anche qua vi sto facendo un po' di spoiler, però è carino per farvi vedere un altro utilizzo. Questa variante è molto molto semplice, è forse più semplice di prima. Non dobbiamo neanche usare la proprietà di prima della prefix am, quella classica della prefix am, della somma dei range. Allora, se io vi ho fatto vedere che la somma della parte sinistra è effettivamente la prefix am di meno 1, però quello che abbiamo fatto prima è stato calcolare la somma di destra con l'invariante. C'è un altro modo, immaginando di avere risorse infinite, e qui vi sto dando un po' un aiuto, immaginando avere risorse infinite, c'è un altro modo di calcolare analogamente la somma di destra, cioè accedendo costante ad un elemento di una ipotetica prefix sum? Vai. L'inverso dell'array, faccio un'altra prefix sum. Esatto, non è proprio l'inverso dell'array, ma è la prefix sum che parte dal fondo. Esatto, quello lì. Cioè mi faccio la prefix sum di sinistra, che è quella di prima, mi faccio la prefix sum di destra, che è partire dal fondo, che cos'è che devo trovare? L'elemento in comune per colonna, quindi 13. Banale, no? Però è un modo, insomma, per allenarsi, quindi la possiamo riscrivere di nuovo, due prefix sum questa volta, for con left di uguale right di. Adesso allora facciamo con 19 No, no, è una variante. È una variante. Una variante stupida. Un esercizio sì, così. Un esercizio soltanto per vedere. Ti dico, se tu fai direttamente al find if, se la prefix sum è uguale a 19 meno la prefix sum. O sbaglio? Aspetta, ridimmela. 19 che è l'ultimo. Di sotto, no? Sì. È uguale a prefix sum meno 19 meno, no, non è. Sì, anche se avendone due, una cosa relativamente semplice è che cerchi l'elemento che per colonna è uguale in tutti e due i casi, no? Supponiamo di. Quindi questo qua è il nostro for. Anche qui ci troviamo, possiamo provare a vedere se c'è qualche altro pattern che possiamo usare per rimpiazzare sto for.
ripeto, qui andiamo un po' in un campo che quello che chiedeva Beppe all'inizio, dice ma in produzione lo metti, non lo metti? Quello che vi sto per far vedere non lo metterei in produzione, perché non è chiaro. Allora qui il pattern che emerge alla fine della fiera è una cosa così. La prima coppia che soddisfa una proprietà. Cioè ho due range, tenendo scansionando questi due range elemento per elemento, quindi a coppie, devo trovare la prima coppia uguale. Quindi in generale la prima coppia che soddisfa una certa proprietà, per esempio l'uguaglianza, ma potrebbe essere anche un'altra. Allora in C++ non c'è un algoritmo, almeno io non credo ci sia, non l'ho trovato, un algoritmo che modella esattamente questo requisito. Cioè, come potremmo chiamarlo? Match, per esempio, no? Tu gli dai due range, mi trovi la prima coppia che matcha? Non c'è match, perché sono infami, c'è mismatch. Quindi devi mettere il not della proprietà. Quindi quelli che, il primo che non... Devi trovare il primo che non soddisfa la proprietà. Quindi devi trovare il mismatch sul not equal to della proprietà. Poi ovviamente mismatch ti ritorna un iteratore alla prima coppia che ti... Alla prima coppia, quindi vuol dire che tu hai l'iteratore del primo range e del secondo range. Quindi significa che devi accedere al first per avere l'iteratore del primo range e magari dirgli diverso da end per tornare true o false. Questo è un classico esempio che io onestamente non metterei mai in produzione perché non si capisce niente. Però è un buon esercizio perché? Perché quando il mismatch invece ha un uso vero, per esempio voglio trovare veramente il mismatch tra due array, tra due stringhe, tra due collezioni nostre, generiche, che abbiamo creato noi, è utile usarlo ed è effettivamente espressivo, ti sta comunicando che devo trovare il mismatch tra due elementi alla stessa posizione. Ok? Altro esercizio. Attenzione, bollino rosso. Prefix sum, ma solo con la somma? Assolutamente no. Prefix sum ha un customization point che è quale funzione di update applicare per andare avanti, no, a fare queste somme parziali. Non si chiamerà più somma parziale, si chiamerà qualcos'altro. Se volete, quello è un esercizio che abbiamo fatto recentemente a Coding Gym, che utilizza non solo prefix sum che non hanno la somma ma hanno qualcos'altro. Vi do un altro hint, usa anche qualcosa che abbiamo visto, diciamo, all'inizio, cioè usa qualcosa che è vicino alla binary search. Ve lo dico, usa lower bound. Quindi se voi vi fate questo esercizio per ultimo, se vi va, avete un po' approfondito lower bound, potete provare a risolverlo. Ok? Questo qua tra l'altro è un esercizio The Crazy Broker, si chiama The Crazy Broker perché è un esercizio ispirato al dominio finanziario, quindi un'applicazione anche abbastanza verosimile. Ok? Ultimo scenario che vediamo è quello dell'allenamento con i pattern funzionali. Quindi con tutti quei pattern che diciamo spostano ad un livello dichiarativo la manipolazione dei dati, che di fatto non sono poi così lontani dai pattern dell'STL, perché di fatto l'STL ha un approccio di cosiddetto iterazione interna, cioè tu gli dai il range, però poi l'iterazione la fa dentro, te la nasconde. I pattern funzionali più famosi sono questi quattro, e li vedete molto, si chiamano uguali in Python ad esempio. In Haskell magari reduce la trovate chiamate come fold L, ok? Ma sono praticamente questi. La reduce che cosa fa? Prende una sequenza e la riduce ad un elemento solo. L'elemento potrebbe anche far parte di un dominio diverso, per esempio. La map applica una funzione a tutti gli elementi e ti ritorna un'altra sequenza con l'applicazione di questi elementi. Poi dimenticate il fatto che noi la possiamo implementare in place, diciamo il pattern è quello di applicare una funzione. Poi filter che cosa fa? Prende una sequenza, te ne ritorna un'altra filtrata. Zip, che lo conoscono meno persone, prende tanti range, diciamo nel caso più facile due, e ti ritorna un altro range con l'accoppiamento degli elementi dei due range per posizione, quindi per colonne. Immaginate di metterli uno sotto l'altro e prendere le colonne, quindi questa si chiama zip. E la cerniera. Esatto, è quella. Effettivamente si chiama per quello. Quindi, come si mappano questi pattern? Beh, diciamo che i primi tre li abbiamo più o meno visti,
il map è transform in C++, il reduce è accumulate, il filter non l'abbiamo visto, però è copy if, sempre un copy di fatto. Non sono bellissimi da utilizzare, perché la peculiarità di questi pattern è che si compongono insieme di solito quando devi risolvere i problemi. In C++ c'è il grande limite, lo vedremo fra un attimo, che la composizione è molto complessa a questo livello qua, perché un pattern STL tu praticamente lo esegui in un colpo e poi al più esegui un'altra funzione che ti rifà un'altra iterazione. Mentre la bellezza di questi pattern qua è che tu crei una pipeline complessa quanto ti pare e un'iterazione ti valuta tutta la pipeline, quindi c'è un approccio anche parecchio efficiente di fare ad esempio il filtro, non è che tu filtri prima e poi esegui, che ne so, l'accumulate dopo, ti fa un unico step, ok? Ora, però vabbè, diciamo, supponiamo che ci vadano bene questo map che noi abbiamo fatto tra i vari pattern, no? Ce n'è uno che non sappiamo se c'è questo map, è lo zip. Come si fa uno zip in C++ con l'STL? Come si può fare? Transform, puoi creare delle tuple. Si può fare o a mano, quindi poi, come dice Yuri, potresti fare il transform, che il transform ha un overload che ti consente di andare su due range contemporaneamente e poi ti consente di scrivere in uscita da qualche parte, quindi tu puoi accoppiare gli elementi con il transform e poi spararli in output, che va bene. Però c'è un'altra cosa da dire. Spesso lo zip si usa in combinazione con la map e la reduce. Per capire di che cosa stiamo parlando, vi faccio vedere un esempio molto semplice. Immaginate un contesto di calcolo numerico, abbiamo una simulazione che gira, tira fuori dei numeri d'uscita, dobbiamo confrontare che i numeri che escono sono uguali a quello che ci aspettiamo. Quindi sono uguali alla cosiddetta baseline. Dobbiamo calcolare, nel caso in cui il test abbia fallito, noi dobbiamo calcolare qual è l'elemento, ad esempio, che ha la maggiore differenza assoluta. Quindi BS sarebbe la nostra baseline, AC sarebbe il nostro actual, dobbiamo calcolare la differenza. Quindi tiriamo fuori il 3 in rosso, che è la massima differenza. Ok? Questo qua è un primo esempio che adesso vediamo. Però, secondo esempio, come lo possiamo implementare? Ovviamente è molto semplice, no? Abbiamo il max delta. I numeri sono, qui non mi puoi dire niente perché i numeri col valore assoluto non vanno negativi, quindi si parte da zero e sostanzialmente dobbiamo calcolare il massimo di tutte le differenze per posizione. Ok, altro esempio, calcoliamo il numero di caratteri adiacenti uguali in una stringa, che sono quelli verdi che vedete lì. Quindi in questo caso sono 4, perché dopo la A ci sono altre due A, dopo la C c'è un'altra C, dopo la B c'è un'altra B, quindi 4. Come si scrive questo? Molto semplice, mi guardo gli adiacenti e conto sugli adiacenti. Purtroppo non c'è adjacent count, per cui potrebbe essere adjacent count. Allora possiamo farci una domanda, che pattern c'è? Lo vediamo un pattern qui. Per vederlo vi faccio vedere, partiamo dall'ultimo esempio fatto, questo dei caratteri adiacenti ripetuti. Proviamo a capire con un disegno che cosa stiamo facendo a questa sequenza. Stiamo prendendo tutti gli elementi adiacenti a coppie, quindi immaginate che noi stiamo facendo la zip, però invece di usare due range, usiamo lo stesso range shiftato di una posizione in avanti. Quindi ogni elemento della mia sequenza d'uscita sarà, per esempio, AB, BA, quindi sarà l'elemento iesimo del range con l'elemento successivo. Poi, di fatto, noi che cosa stiamo facendo a questa sequenza di coppie per contare il numero di caratteri adiacenti uguali? Che stiamo facendo? Di find count, cioè ogni coppia, cerchiamo adjacent find, praticamente siano uguali gli adiacenti, no? Esatto, l'uguale. Quante coppie sono uguali? Quante coppie sono uguali? Quindi ad ogni coppia lo step 2 da fare è chiedersi se sono uguali.
quindi applicare la map su ogni coppia. La map è l'uguale uguale nel nostro caso. La map dà un'uscita, che è un'altra sequenza, diciamo così, no? La sequenza di booleani. Visto che in C++ siamo malvagissimi, i booleani li sommiamo e ci abbiamo quanti caratteri adiacenti uguali abbiamo. Ok? Quindi zip sostanzialmente spesso si usa con map e reduce insieme. Quindi è chiaro che il pattern zip da solo è utilissimo e ci possiamo fare tanta roba, però c'è uno scenario particolare che è quello di usarlo insieme a map reduce. Per farvi vedere anche l'altro esempio, qui banalmente che facciamo? Prendiamo gli elementi, le coppie sono gli elementi dei due range, poi che cosa facciamo? Gli applichiamo come map il fabs e come reduce il max. Ok? Come si scrive, quindi questo qua è per riassumervelo, no? Quindi zip accoppia i valori, nel caso bidimensionale li accoppia, altrimenti crea delle tuple, trasforma le coppie in valori intermedi e poi accumula i valori intermedi con la reduce. Come si scrive zip map reduce, potremmo chiamarlo zip map reduce questo pattern, come si scrive in C++? In prolog. Perché ovviamente Yuri viene a CodingGym, si è fatto una testa così di inner product, perché ci sono alcuni esercizi che abbiamo fatto da CodingGym dove c'è questo pattern e se lo vuoi scrivere in C++ un modo possibile è usare l'inner product. Che cos'è l'inner product? Il prodotto interno che abbiamo imparato alle superiori è sostanzialmente la somma dei prodotti di due vettori. Ok? L'inner, visto che il C++ è molto malvagio, come l'hanno chiamato il pattern zip map reduce? L'hanno chiamato inner product, ovviamente, perché dice, alla fine è quello, io ti faccio personalizzare il prodotto, la somma e i range ed è un inner product, no? Quindi in realtà nel C++ 17 poi hanno aggiunto transform underscore reduce, che è un po' più umano come nome, ed è la versione parallela dell'inner product. Hanno fatto una funzione differente fondamentalmente perché inner product opera nell'ordine da sinistra a destra, mentre transform reduce può operare nell'ordine che vuole. E anche questi sono tutti quei famosi che vi dicevo, le famose precondizioni del pattern e post condizioni anche. Quindi la post condizione di inner product è che lavora nell'ordine che ti aspetti. Transform reduce anche nella versione seriale no, può operare, poi di fatto penso che lo farà, però potrebbe non farlo. Perché l'hanno chiamata transform reduce? Perché la stessa post condizione ce l'ha transform. Anche transform, se leggete lo standard, dice posso operare nell'ordine che voglio io. Poi se guardate le implementazioni seriali sono praticamente tutte da sinistra a destra, sarebbe abbastanza rischioso non farlo, forse anche inefficiente, magari a meno che non usi qualche intrinsics, non mi viene in mente uno scenario seriale dove cambi l'ordine, però magari ci sono, magari mi sbaglio. Comunque, quindi come possiamo trasformare questo con inner product? Questo proprio ve lo faccio vedere per ultimo perché proprio il codice è da non usare mai in produzione, una roba del genere. Questo è ovviamente per complicare ulteriormente le cose. Voi che cos'è che vi aspettate? Vi aspettate, visto che io ve l'ho chiamato zip map reduce, vi aspettate che map venga prima di reduce. Ma nella funzione inner product manco per niente, perché prima devi metterci reduce e poi ci devi mettere map. Però vabbè, qui te ne accorgi di solito a compile time se ti sei sbagliato. Ripeto, non in produzione, è per allenarci, per sviluppare, no? Questo riconoscimento del pattern. Per contorcervi il cervello, no? Altro esempio è quello dei caratteri ripetuti. Allora, qui avete visto che i range sono diversi, no? Begin BS, End BS e Begin AC. Sono due range ben diversi, l'inner product opera sui due range. Ovviamente inner product può operare sullo stesso range, cioè anche se il range overlappa con se stesso va bene, se si sovrappone. Quindi posso fare una cosa così, posso shiftare il range iniziale di una posizione e poi posso usare invece il secondo range a partire dall'inizio. Perché l'ho fatto in realtà soltanto perché così non devo scrivere prev qui, perché sennò avrei dovuto scrivere begin di questo, prev di end, perché sennò va troppo avanti,
perché questo l'avrei dovuto scrivere come next. Visto che questa size deve essere uguale a questa sotto, altrimenti si rompe runtime, in questo modo io faccio soltanto una modifica e il resto rimane uguale. Quindi scrivo next qui, end, begin rimangono uguali, non devo mettere altre cose strane nel codice. Posso usare anche plus e equal to, che sono due function object standard che mi permettono di fare quello che mi aspetto. Quindi plus fa la somma e equal to fa l'uguale uguale di due elementi che riceve in input. Anche studiare questi signori che si chiamano function object è parte della pratica, cioè usarli è meglio perché sono più parlanti che in una lambda. Quando è possibile sono utili. Anche qui reduce e map. Questa è la parte, questa qua è l'esempio che volevo far vedere col C++17, la parallel STL viene introdotta con, vi ripeto, con dei tag che potete mettere all'inizio. In questo caso transform reduce è l'implementazione parallela di inner product. Quindi come vedete noi non abbiamo neanche cambiato il codice, possiamo rendere parallelo il nostro algoritmo in un attimo. Attenzione comunque che in questo caso ci va bene perché tutto è associativo ed è ok. Dovete stare attenti a che funzioni usate dentro gli algoritmi paralleli, perché di solito richiedono l'associatività, perché se dovete riassemblare i dati la proprietà associativa deve essere garantita, altrimenti escono dei risultati a cavolo. Ok? Se vi interessa, questo è un articolo che avevo scritto un anno fa su Inner Product, dove ci sono quegli esempi di prima più altri esempi e dove viene un po' spiegato appunto il pattern e queste cose qua. Se vi volete allenare con Zipmap Reduce, questo qua è un esercizietto con col bollino verde, quindi insomma una roba facile. Due minuti per accennarvi range. Come vi ho detto, non ho neanche la competenza in questo momento per fare una sessione intera sui range, perché li sto cercando di studiare. Molto devi farlo quasi come reverse engineering, perché la documentazione ad oggi è molto carente. Infatti c'è bisogno anche d'aiuto per migliorare questa documentazione. Però per farvi capire velocemente che cosa sono questi famosi range, perché saranno standardizzati in buona parte nel C++20. I range sono un modo nuovo di manipolare sequenze, quindi sono un'implementazione di più alto livello ancora dell'STL, che cerca di superare il problema classico degli iteratori. Il problema classico degli iteratori è la composizione difficile, perché immaginate che abbiamo fatto degli esempi anche prima. Se tu devi fare delle trasformazioni in sequenza su un certo tipo di struttura dati, con gli iteratori hai il problema che, avendo un inizio e una fine degli iteratori, praticamente l'STL deve iterare dall'inizio alla fine, cioè gli algoritmi in STL iterano dall'inizio alla fine, e per comporre più operazioni all'interno dello stesso algoritmo, più che cambiare l'algoritmo dovresti cambiare gli iteratori stessi. Quindi immaginate di fare, che ne so, un filtro e un transform. Quello che potremmo fare è un copy if, che dentro ha uno speciale iteratore che, quando l'elemento è buono, cioè soddisfa il predicato, applica il transform. Però come vedete è molto complicato, perché dobbiamo scriverci poi degli iteratori. Allora che cosa succede? Succede che i range si chiamano V3 perché esistevano già i V1 nelle boost, poi sono stati fatti i V2 in qualche modo come tentativo, che sono sempre nelle boost, e poi i V3 sono stati fatti da Eric Knibler e sono stati proposti per la standardizzazione e sono stati approvati in parte, non tutti. Praticamente i range muovono il dominio applicativo dagli iteratori alla cosiddetta sequence abstraction, cioè il range di fatto, cioè questa sequence abstraction, è un oggetto che può essere iterato, cioè su cui posso fare un'iterazione, però non ha un concetto di fine, cioè ha un concetto di fine ma ce l'ha all'interno, non devi fare il diverso da end che fanno gli algoritmi STL classici. È lui responsabile di dirti ho finito, non ho finito. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che incapsula all'interno anche come è costruito. Ad esempio, posso costruirlo come coppia di iteratori, cioè lui dentro potrebbe fare elemento corrente diverso da end, però potrebbe anche tenersi un contatore e risponderti picche quando il contatore è arrivato a zero, oppure potrebbe avere una funzione che ti dice va bene, qui ok, vado avanti, altrimenti fa più step interni per arrivare a ridarti l'elemento che magari soddisfa una certa proprietà. Immaginate un filtro, no? Può essere implementato con un iteratore interno che tu sposti finché la proprietà non è soddisfatta, diciamo in qualche modo.
Poi, diciamo, dettagli implementativi sono abbastanza complicati di come funzionano. Si basano su, soprattutto si basano su pattern fortemente funzionali, ad esempio sulle monadi. Okay? Il meccanismo di funzionamento dei range è codice monadico, okay? Che in Veneto è una brutta parola, ma ok. Quali sono gli elementi che rendono i range componibili? Sono due. Uno sono le viste, i cosiddetti view adapters, cioè sono dei, immaginate dei pattern, effettivamente dei pattern, buona parte di queste view sono algoritmi STL riscritti, sono dei pattern che prendono un riferimento ai dati senza prenderne l'ownership. Adesso vi faccio vedere un esempio che è più chiaro, però implementano quel meccanismo di pipeline che vi dicevo prima, cioè quando tu crei una pipeline complicata, appena butti un dato sulla pipeline, oppure chiedi un dato alla pipeline, piuttosto dovrei dire chiedi un dato alla pipeline, la pipeline viene eseguita su quell'iterazione corrente per intero. Ok? Quindi addirittura c'è un meccanismo lazy, cioè tu potresti crearti un range infinito, quindi un range infinito, però poi potresti fermarlo ai primi 10 elementi, fare una take ai primi 10 elementi, cose così. Puoi fare questo tipo di giochini, che sono gli stessi giochini che facciamo con Linux, ad esempio, sulla Bash, per capire, anche su Python, no? Con l'InQ. Il paradigma è sempre lo stesso. E poi ci sono le actions, che invece sono sono dei manipolatori in place delle sequenze. Ad esempio, se tu vuoi fare un sort, il sort non lo puoi fare lazy, devi consumare tutta la funzione e poi passare oltre. Okay? Quindi sono cosiddetti eager, cioè non sono più lazy. Sono anch'essi comunque componibili, almeno a livello sintattico. Come faccio vedere due esempi. Questo qua è un'applicazione di viste. Qui che cosa sto facendo? Sto passando una V che potrebbe essere un vettore, lo sto passando prima ad un reverse e poi lo sto passando ad un filtro. Quindi quello lì mi ritorna un altro range che sarà l'elemento di input al contrario però filtrato, dove ho filtrato per i numeri dispari, per esempio. Ok? RG non è un vettore, se V è un vettore, RG è un range. Quindi è una vista sui dati del vettore, ad esempio. Vuol dire che quell'operazione non costa praticamente niente, non sta iterando. Quando io vado a consumare il range, lui fa l'iterazione all'interno. Quindi è una sorta di puntatore al vettore. È una sorta di puntatore, esatto, al dato che è all'interno e poi ha delle logiche interne per muoversi. Ok? Secondo esempio invece non è più lazy, questo qua è eager, quindi questo qua deve tornarti qualcosa, non può tornarti un range, perché il range torna perché ha un riferimento a dei dati che stanno da qualche parte. In questo caso lui i dati li deve consumare, quindi deve tornarti qualcosa che invece ha una sua vita. Quindi in questo caso qua cosa sto facendo? Immaginate che sto prendendo un vettore, lo sto tirando dentro una pipeline di calcolo, sto proprio muovendo dentro la pipeline, gli sto facendo fare quelle operazioni e le fa una dopo l'altra, perché il sort lo deve fare in un colpo, poi fa la unique e poi fa il reverse e mi ritorna indietro il vettore. Non costa nulla come copia di dati, perché ho fatto la move dentro la pipeline e poi con la return value optimization mi ritorna il vettore senza fare la copia. Ok? Questo è proprio l'hello world dei range. Guardateveli, perché sono il futuro del C++, non di domani, ma di fra qualche anno inizierete a vederli anche probabilmente nelle code base, possibilmente, insomma. Quindi provate, sperimentate a casa. Quello che io vi lascio è un link ad un contest HackerRank, non è un contest, è una raccolta di esercizi. Cioè io uso HackerRank anche in Coding Gym per raccogliere esercizi, darvi la possibilità di sperimentare con degli esercizi, avendo anche dei test a disposizione. Quindi lì fa tutto lui. Voi scrivete la soluzione, fate run e vi dice se l'esercizio l'avete risolto correttamente o meno. Ci sono due livelli, run e submit. Submit fa un lancio su tanti test, run ve ne lancia un paio, giusto per capire se il concetto che avete in mente è giusto. Quindi se volete poi c'è il sito di Coding Gym. Quello che vi rinnovo soltanto come quadro è tre situazioni principali di allenamento. Una è
si parte da zero, quindi dovete risolvere un problema senza saperne nulla. A questo livello possono emergere già dei pattern a livello proprio del pensiero, cioè voi potete già riuscire a pensare la soluzione in pattern. Può succedervi appunto con allenamento, con la pratica e quant'altro. La seconda situazione è quella che abbiamo visto spesso oggi da codice funzionante. Partite da codice, provate a capire se dal codice che avete davanti emergono dei pattern. Ok? Addirittura partendo dal codice voi vi farete una vostra idea della soluzione scritta in quel modo, quindi mentalmente voi avrete un'idea diversa, cioè che non è esattamente il codice ma è un'idea a blocchi nel vostro cervello di programmatori. Il codice si trasformerà in sequenze di blocchi di qualche tipo, quindi a quel livello lì potrebbero già emergere anche dei pattern, a quel livello lì di blocchi, ok? E poi c'è l'altra situazione che vi ho detto prima, l'esercizio di potenziamento, cioè parti da una situazione dove il pattern c'è sicuramente e per esempio in CodeInGym abbiamo dei tag per distinguere magari categorie di esercizi, quindi se voi cascate nella categoria binary search ci sarà la binary search, se cascate nella categoria pattern ci saranno i pattern funzionali, noi li chiamiamo pattern in CodeInGym, quelli funzionali, quindi zip, map, reduce, filter, questi qua. Ripeto, serve quella categoria lì per applicare il pattern e usarlo e poi per generare degli automatismi che poi vi possono servire in situazioni diverse. Ok? Detto questo, vi ringrazio, se avete domande sono qui, rimaniamo altri 5 minuti e poi andiamo a mangiare la pizza. Chi è che rimane a mangiare la pizza? Ok, qualcuno rimane, perfect. Domande di qualsiasi tipo, grazie. Vai, domande. No, ti vedevo che... Ma per la parte iniziale, tipo sulla nostra carica di DAO, in the box, ci sono dei test in generale? Sì, no, sono, vi lascio... Sì, ho attinto, allora, in particolare ho attinto da un libro che si chiama The Eureka Factor, che è un libro dove viene spiegato sostanzialmente che cosa succede nel cervello quando si genera il cosiddetto insight. Cioè l'eureka di Archimede, no? E viene spiegato a livello cognitivo quello che succede nel cervello. Quindi sostanzialmente l'insight è un qualcosa che dall'inconscio passa nel conscio, per dirtela da ignorante, perché poi non voglio mettermi a vendere cose che non padroneggio, però sostanzialmente è un processo inconscio che deve trasferire questa intuizione dalla sfera inconscia alla sfera conscia. Quindi a me questa cosa serviva perché mi rendevo conto che non soltanto io, ma tantissima gente a CodeInGym ha molti insight, cioè ha molte situazioni dove vengono brillantemente, vi capiterà a tutti voi immagino, no? Situazioni dove vi svegliate a un certo punto, ah cavolo, eccola la soluzione, anche in situazioni completamente fuori contesto, per esempio magari stai in macchina guidando, ti viene fuori, oppure ti stai vedendo una partita o stai giocando a tennis, cose del genere, no? Allora, visto che succedeva spesso, volevo capire in che modo crearmi delle condizioni a me e magari a chi viene a CodeInGym per favorire questi insight, quindi volevo capire il contesto di funzionamento. Si riferisce tutto a quello che vi dicevo all'inizio della cosiddetta pratica consapevole, quella che io chiamo pratica consapevole, cioè praticare ma cercare di essere conscio delle condizioni al contorno che ci aiutano a essere più efficaci nella pratica. Quindi quello è il libro di riferimento. Poi ne sto leggendo un altro che si chiama Pensieri lenti e veloci, Thinking Fast and Slow, che è abbastanza famoso, che è un librone abbastanza grosso, molto interessante, che però ti descrive i due livelli del pensiero, veloce e lento. Cioè la cosa fondamentale che dice, magari l'avete sentita, l'azione è più veloce del pensiero. Perché di fatto, quando guidate la macchina, voi potete anche intrattenere una conversazione e potete dedicargli il 100% dell'attenzione. Perché? Perché voi avete raggiunto un livello di competenza, come si dice, inconscia. Vi capita, no? Quando invece sei un principiante è difficile, perché devo stare attento allo stop, all'acceleratore, perché non si è ancora generato quell'automatismo. Quello che noi facciamo nella programmazione a un certo punto è creare degli automatismi che ci fanno andare quasi in modalità autopilot. Però bisogna sempre stare molto attenti, infatti nel libro, questo che sto leggendo, inizia già a dirlo, attenzione anche al pensiero veloce, perché spesso ti frega. Quindi bisogna sempre stare attenti a prendere decisioni d'impulso. Ok, quindi questo qua è un po' il contesto. Un po' come riferimento a Bruce Lee, anche lui. In effetti è anche un po' riferito a Bruce Lee, perché nella filosofia orientale c'è questo concetto del...
quello che loro chiamano il cosiddetto il V-way, cioè la non azione, cioè sostanzialmente il non fissarsi sulle cose che sui tuoi pensieri in qualche modo, cioè lasciarli, non fissarti, perché se ti blocchi sul pensiero ti stai in qualche modo, cioè sei meno efficiente, sei meno efficace, perché ripeto, l'azione è più veloce del pensiero. Quindi in contesti tipo sportivi, lo sportivo non è che si mette a pensare quello che deve fare, deve agire, ok? Lì c'è una situazione diversa nello sport che si chiama flusso, il famoso flow. Non so se l'avete mai sentito, il flow. Il flow è un fenomeno cognitivo che è studiatissimo ed è risale a, credo, al Novecento comunque. Ed è un fenomeno che si studia perché, ad esempio, la cosiddetta transagonistica viene riferita al flow. Il flow magari per noi programmatori è differente perché, che ne so, ti metti lì, scrivi in maniera automatica, entri anche nel tuo mondo, certo. Quando ti arriva il tuo collega e ti spaventa perché stavi pensando concentratissimo. Esatto. No, diciamo che, ecco, secondo me è importante, tutti noi dovremmo cercare di crearci le giuste condizioni di lavoro per essere più efficaci, più efficienti in quello che facciamo, che può essere, c'è chi ama ascoltare la musica con l'isolamento, c'è chi invece, per esempio, ho conosciuto recentemente una ragazza che ha bisogno di sentire i gong, quelli tibetani. Oppure una mia collega, oppure un altro mio collega si ascolta i ruscelli. Che ne so, c'ha un sito, adesso devo ritrovare. Sono rumori bianco quello. Sono rumori bianchi, esatto. Cioè, ognuno poi ha le sue peculiarità che deve, secondo me, indagare, perché ti consentono, capito, di essere più efficace in certe situazioni. Invece è una risoluzione del problema di prima in link you. Mandamelo questo mandamelo poi. Altre domandine? Poi andiamo a mangiarci la pizza. Domande di qualsiasi tipo? Al prossimo appuntamento? Dovrebbe essere a settembre, a patto che qualcuno tra voi e tra quelli che oggi non ci sono proponga un qualche argomento. Però magari sì. Oh, va bene. C'è una serie di suggerimenti. Sì, la possiamo. Quindi dovrebbe essere come al solito il secondo giovedì di settembre. Però dobbiamo trovare un argomento da trattare. Quindi pensateci, avete un paio di mesi per pensarci. E proponete poi qualcosa. Tanto vi mando la mail dove vi ricorderò anche questa cosa. Posso farti una domanda? Sì. Sui range. Sì. Buona sostanza. Proprio della programmazione funzionale, sì. A tutti gli effetti, a tutto tondo, che è tanto di voga in tutti gli altri linguaggi programmatori, moderni linguaggi di programmazione. Sì, di fatto i range sono un'implementazione di manipolazione di dati in maniera puramente funzionale, come abbiamo in Python, come avete con LingQ, come avete con Haskell e quant'altro. Diciamo che la complessità, sì, praticamente Elixir ce l'hanno praticamente tutti. Il motivo principale è che, immagino, la complessità aumenta sempre di più, quindi c'è bisogno di creare degli strumenti che siano il più vicino possibili al linguaggio naturale e non al linguaggio puramente di codice. Cioè, se tu scrivi un for così grosso con tante robe dentro, è probabilmente più difficile di scrivere una pipeline che ha dei nomi più fluenti, che è quello che vi dicevo anche all'inizio, no? Poi ripeto, c'è chi è contro, c'è chi è pro, si va nei dibattiti, per andare in produzione devi considerare anche l'ecosistema che hai in produzione, però secondo me ci sono delle opportunità che si possono sfruttare con questi range. Già, a me piace personalmente, poi de gustibus, diciamo, però immaginate anche il mondo che va avanti, come dicevamo anche nel talk effettivamente di Bruce Lee, che lui ha menzionato, quello che vi dicevo è, anche se voi siete contrari a certe cose, buttateci comunque un occhio, perché se il mondo si sposta in una direzione e voi dovete stare alle regole di quel mondo, perché poi potete decidere anche di non stare alle regole, allora potete fregarvene, però se volete rimanere nel mondo, ad esempio, del C++, un occhio buttatecelo, perché il C++ si sposterà senza o con voi, quindi il discorso è questo. È quello. Dimmi Antonio. Range, allora, ci sono articoli, ci sono talk di tanti tipi,
Si tratta di mettersi là e studiare. Non c'è un libro sui range. Ci sono articoli, ci sono video, ci sono... c'è una documentazione parziale. Dovete mettervi lì, secondo me, e provarle. Quindi... andiamo a mangiare la pizza con chi rimane. Vi ringrazio, ragazzi, e ci vediamo a settembre. Ci vediamo a settembre anche con voi.